Salve, benvenuti. È tutto a posto. Mi davo già da alcune cosine, sembrava un po' con più solito. Allora, c'è una cosa un po' più lo fai come al solito, anche se ormai facendo un po' troppo lo fai. Però parlare con questo ritmo sotto mi sembra un po' esagerato. Siamo questa, anche se giustamente parte la pubblicità, ormai parte la pubblicità su qualunque contenuto. Comunque, come state? Oggi finalmente mi butto quel dannato Winter Survival. Ho scoperto, no, non è Winter Survival. Non lo so, sì, Winter Survivor. Ero convinto ci fosse un simulator di mezzo, invece no. Sembra chiamato col nome sbagliato quel gioco. Per fortuna non l'abbiamo ancora portato. Sono riuscito a risolvere il problema di Rockstar Life. Poi non ci sono proprio problemi enormi quando uno non porta un gioco, però mi dà fastidio che mi dicano che non ho portato un gioco quando ci ho fatto tre live. Ce n'erano una, ce ne ho fatte tre. Quindi ho detto: sentite, dovete fare una verifica manuale perché ho esattamente tre live fatte. Ah sì, c'è ragione. Lo so. No, mi scoccio anche solo che sembri che faccio giochi all'ultimo, a parte questo che non è che sembra, ma lo faccio effettivamente all'ultimo perché dovevamo farlo nella 15 ore, ma non so perché ho chiamato idea, secondo me ha fatto bene perché nel Marashma abbiamo letteralmente fatto un gioco che era da buttare, invece nel cioè questo qui sembra decisamente meglio. Devo capire quanto è pesante. Sembrava bello pesantino slash ottimizzato male. Quindi quello poi lo vediamo. La notifica. Oggi ho caricato il TikTok incredibile. Mi è andato abbastanza bene, se sinceri. E soprattutto non me lo ricordavo così divertente, cioè è stato allucinante. Lo trovate pinnato, ma è stato davvero allucinante. Non mi è mai capitato di vedere il nemico che mi aspetta, che letteralmente quello stronzo mi ha aspettato, si è mosso insieme a me, e quando Lino mi ha detto attaccalo, quello si è girato e mi ha menato. Cioè è veramente allucinante. Neanche un gioco con l'intelligenza artificiale farebbe una cosa del genere. È stato proprio assurdo. Quindi oggi vediamo un pochettino. Poi per il resto bene o male tutto tranquillo. Vediamo quello, ci vediamo anche video di serie da iniziare. Come ho detto, abbiamo quella di Bramble, non so se è una serie, perché teoricamente il gioco ci dovrebbe durare massimo 3-4, cioè il gioco dice 3-4 ore, ma secondo me se mi incarto ne dura 6, quindi forse due live riusciamo a tirarcele fuori. Secondo me è più probabile quello, che riusciamo a tirare fuori due live, magari la seconda me la allungo per finirlo. Ho sempre lì quel dannato del Divers, ma che vorrei prendere per fare anche qualcosa di coop, ma costa troppo e ho paura che l'interesse della gente sia sceso, per quando sia davvero uno di quei bei giochi da fare in coop, soprattutto un FPS da fare in coop, che se ne trovano pochi. Almeno
Se fosse stato fosse uscito a un prezzo minore, anche solo 20, non praticamente a costo 40 e su Instant il costa 30. Sono uscito su una ventina d'euro anche su Instant Gaming, allora era da prendere, perché non era un gioco con cui avrei fatto solo una live, ne avrei fatto molto di più. Invece più passa il tempo, più penso al prezzo, esce fuori che ci giocherei sempre meno. Anche perché devo recuperare tutti quelli che stanno andando a mo', perché giustamente se ci giochi con qualcuno, comunque magari lui già è bello spedito, quindi non ha neanche senso magari giocare con gente che l'ha portato un sacco di volte, quindi è a 150-200 livelli sopra di te. Tutte cose, ahimè, da dover vedere. Che sì, questa cosa mi piace. Sto continuando a vedere Alexia, mamma mia quanto mi piace. Quando mi piace davvero guardare D&D, quanto vorrei principalmente riportarlo. Per quello discorso vorrei davvero rifarlo, magari anche portarlo, ma credo sia un lavoro forse un po' troppo grosso. Quindi veramente un super impegno. Quindi non saprei bene o male come fare. Però è una cosa che mi piacerebbe. L'unica serve quasi da fare proprio il master. Avevo da fare quello, l'unico modo per spingerla. Proprio diventare master, però. E più che la storia, è proprio. Salve Wix, come va? E poi è un casino, che sembra sempre che devi trovare qualcosa, che pure trovare il numero di giocatori non è facile. Meglio, dai, finalmente si inizia un po' a guarire. Io mi sono accorto che uno dei motivi principali, probabilmente, del quale mi sento sempre un po' raffreddato, è che continuo a tenere la finestra aperta e stare a maniche corte in casa. Quindi la mia camera si ghiaccia a un certo punto e me ne accorgo troppo tardi. No, lo so, sì, lo so che sono i bambini. E a proprio che devi fare? Sono macchine piene di germi. Tu gli pigli e lanci dalla finestra, fai, oh, cose che capitano. Tanto stava già malato, sentivo che tossiva. Era recuperabile, mi dispiace. Gli ho evitato altro dolore, signora mia. Gli ho evitato altro dolore. Però lo fai a uno, gli altri imparano. Se non pigli un bambolotto, fai finta che ti tossisce addosso e gli dai fuoco. Ma vedete, questo è quello che succede quando mi si tossisce addosso. Non fatelo, sennò potreste bruciare vivi. Potrebbe essere. Potrebbe essere interessante. No, allora, se il bambolotto prende fuoco. No. Perché dovrebbero arrestarti? Il lancio dalla finestra, sì, quello potrebbe succedere. Lì ci vuole un buon avvocato. Però, se tu gli fai solo mettere una paura tremenda. Mette solo la paura. No, se lo ripetono, i genitori dicono, toppati. Preferiva al lancio, là bisogna studiarsela bene. Perché mi sa comunque. Vuoi che paura? Comunque c'è la responsabilità a prescindere, quindi anche se si fanno male. Che sta al piano terra e quindi neanche si fanno troppo male. No, qual è il problema? Ah,
vedi, doveva essere una battuta, invece no. Veramente 2-3 più 1 al piano terra. Cioè, avevo visto lungo. L'avevo preso. Non perché io faccia queste cose, signor Twitch. Era uno strano caso. Io non faccio queste cose. Mi dissocio dal lancio di bambini come sport olimpionico dalla finestra. Mi dissocio. Vuole mai avanti che qua subito... Subito capisce male, però che ci posso fare? Io sono un visionario, e in quanto visionario ci ho pensato. Che bello però, non il lancio di bambini ovviamente. Quando uno intuisce le cose a caso così prima. E comunque sì, dicevo che davvero cioè, mi viene proprio voglia di ruolare, vorrei proprio riprendere. E bisogna trovare un master, ma che poi neanche trovo, cioè non serve solo il master, ma qualcun altro ci vuole il master adatto a te. Perché non è che dici basta, ne basta uno, perché in realtà ognuno poi mastera come gli pare, proprio perché il master fa quello che cazzo vuole, è proprio la prima regola proprio. La seconda, la prima è non rompere il cazzo al master. La seconda è... Lo dice perché? È perché la seconda regola è che il master fa quello che vuole. Quindi ti conviene e non ti conviene. Diciamo quella cosa... Quella cosa mi manca. Non saprei neanche come... Come fare. Sto cercando di rinvischiarmi nel vecchio gioco di ruolo che giocavo tanti anni fa. Diciamo... No, cioè, io per fortuna non ho... L'unico gioco di ruolo che era l'RP l'ho appeso e non ci voglio tornare. È proprio un astio che c'ho. Vedevo troppa gente... rovinarsi appresso all'RP e non voglio farlo proprio, cioè mi dà super fastidio. Sì, beh, ma comunque cominci a fare legami, a fare cose strane. Salve Veronica! Come va? Come stai? Sì, perché quella è la cosa dell'RP. Ed è la cosa che più mi... a un certo punto mi prende, che vuoi non vuoi ok, non credo tutta una famiglia lì. No, è proprio quello il discorso. Cioè, quando ti metti lì, ti accorgi che lo vivi un po' meglio. Cioè, dici, cazzo, oggi è andato in merda, però qua mi va tutto bene. Sembra tutto perfetto. Sembra un mondo perfetto dove le cose si risolvono troppo facilmente. E quindi la testa non ci sta dietro. Normale che poi lo preferisca. E quindi ti dà alcune volte l'illusione. Ti dà proprio l'illusione che quello sia meglio del fuori. Poi se le cose le riesci a portare fuori e scopri che anche fuori sono belle, un conto come le persone, che poi sono le persone che porta fuori. Quindi quello è super positivo. Però quando le persone non le porti fuori, ma tu le vuoi soltanto dentro un gioco, è un problema. È quello il discorso, perché ti butti lì e diventa la vita vera quando non lo è.
Dico, quando le persone siano loro, sono sempre dietro una maschera e tutto quanto. Senti, l'aria di primavera è sonno? Dai, almeno non ti fa venire allergia l'aria di primavera. Quello sarebbe stato peggio. Tutto bene, tutto bene. Questa è una giornata abbastanza tranquilla. Ho risolto il problema di Rockstar Life, cioè comunque ho mandato un'email e mi hanno detto, perché mi hanno scritto, oh vedi che devi portarlo. Io ho risposto, oh vedi che l'ho fatto già 3 volte. E loro, oh c'hai ragione, abbiamo controllato. No sì, ma il discorso è proprio quello, che in questi giochi tu vivi proprio. Anch'io gioco in RP, ho conosciuto gente di merda, però in realtà è lì che ho conosciuto la mia attuale ragazza, lì che ho conosciuto Karim, lì ho conosciuto Lino, Tarlo, Harry. E diciamo... la mia ragazza e Karim sono due delle persone che più sento al giorno proprio. Poi mi capita spesso sentire anche Lino ed Harry, cioè comunque meno male tra il 90% delle persone che sento vengono lì. Poi quando ero gente di merda, che piano piano poi uno fa una scrematura, ecco, piano piano te ne accorgi, invece grazie. Neanche a pensarci troppo. Sì, ho risolto, meno male, perché sennò dopo un tot che meno male non porti i giochi, loro... incominciano a non darti le chiavi, che dicono, ma tu non li porti, e allora faccio, sai che c'è, affanculo. Sì, ma è quello che fa, il problema, ripeto, è che molti... anche se conoscono persone, comunque restano legate là. Quindi vanno di giro in giro a cercare quella cosa che è bella. Perché poi uno nel gioco, tutti quanti nel gioco sono la versione migliore di sé e quindi parlano attraverso il gioco, invece no. A un certo punto devi uscire e devi essere maturo dal mostrare i tuoi difetti e maturo da capire i difetti degli altri, punto. Invece molte persone non vogliono questo, vogliono la finzione anche fuori. Che succede? Magari o si inclinano rapporti o altro, poi dopo ritornano nel gioco perché lì sono migliori, lì tutto passa velocemente e così via. Sì, all'infinito. Finché alla fine ci ritorni sempre. Mi fa malissimo il dito, mi sono dovuto togliere un pezzo d'unghia, Questo brutto visto, quando c'è un'unghia incarnita prendo e poi me la tiro finché non risolvo il problema da solo. Me ne trovo un'unghia piena di sangue, c'è proprio un problema con questa roba qua. A questo punto diventa una lotta tra me e il dolore che mi faccio mentre la sto togliendo. Non lo so, forse sono pazzo, non lo so. Poi c'è poco da fare. Proprio davvero una cosa super più forte di me. No, a me questa volta era alle mani. Che cosa di chiavi invece mi hanno bombardato di chiavi sto mese, anche chiavi che non volevo. Invece mo un paio che volevo non rispondono i bastardi. Oh, bastardoni. Io ho scaricato anche Metal Gear perché mi ricordo mi hanno dato... Quando ho ricevuto la collector non ci credevo.
Non ci credevo proprio. Che ricevere tutta la collector con tutti. Cioè, con i primi tre Metal Gear, tutti rimasterizzati, fatto un maronne. Però almeno uno bisogna portarlo. Solo devo capire quando. Vediamo un po' se magari questo Winter Survival non dà il massimo. Magari potrei avviarlo direttamente oggi. Ma dopo, se è qualcosa, facciamo come ieri, ci allunghiamo un pochettino con un po' di più con i video. Vediamo se troviamo qualche altro cosa, qualche altro creator divertente. Che signore di ieri era super super timidino. E poi la ricetta buona ce l'ha fatta. Quindi la fame ci è venuta, neanche a dire sai non è andata male. No, c'è la ricetta, ce l'ha fatta, ci è piaciuta. L'ho provata. Poi sembrava buona. Invece per altre. Per altre devo capire. Non saprei proprio. Oh mamma mia. Mi dà un fastidio però. No, un altro pochino dai, per ancora presto. Ma l'ho messo control sul Game Pass, ma non lo giocherò mai. Quindi se mi devo mettere a leggere tutti quei fogliettini, tutta quella trama, piuttosto mi faccio esplode. Cioè la faccio proprio. Spongebob è stato carino, ma platforming. Cioè me ne faccio uno molto più lineare, tipo Crash, che letteralmente ha sfide. Quelli un po' open world mi turbano. Per chi ha il Game Pass c'è anche Unpacking, che è un gioco carino, che letteralmente vivi la storia di questa persona letteralmente soltanto mettendo a posto gli scatoloni nel suo trasloco. Quindi vedi l'evoluzione, il rapporto, tutto quanto. Quale gioco piacerebbe giocarlo? Ho detto 2-3 non nominati, quindi non ho capito quale. Ah, Control. Quando è Game Pass non lo trovo. Non sto sfruttando molto. Diciamo, quello alcune volte un po' ti frega Game Pass. Che uno magari dice, beh, sto mese faccio, e poi in realtà per un mese non ci fa niente. Che comunque continuano a dire i giochi li mettono. Però non credo che se uno si può permettere di comprare sempre i giochi, non ha bisogno del Game Pass. Quindi anche lì uno deve anche paragonare le cose. Se io ogni volta posso permettermi il gioco da fare, non ti serve Game Pass. Game Pass è un servizio apposta per aiutare. Quindi alcuni giochi ce l'ha Day One, altri no. Però comunque serve a quello. Poi Control, ecco, magari un po' più vecchio, però bisogna pure vedere alcuni giochi come escono, che alcuni magari escono sull'Epic e quindi quell'Epic è un po' più stronzo, non te li fa arrivare, oppure altri launcher. Potrebbe giocare in streaming, capiti? No, ma la questione è anche quella, uno se lo fa. Lo deve fare quando ha tempo. Tenevo oggi forse non aveva i giochi per che volevo. Quello c'è Luna, c'è. E quell'altro servizio che in realtà non pubblicizza nessuno. E non so come sta andando. Mi sembra che l'aveva Schifo Missile, se non sbaglio. O l'aveva provicchiato lui. Però sì, per il cloud gaming c'è Luna, ma non. Non so quanto ho giocato. Non so quanta potenza abbia. E il problema di servizio è sempre un po'. Una conversione Prime è probabile.
Secondo me mo cercheranno di mettere più roba possibile nel Prime per toglierci le sub. Che sono curioso anche di vedere quante persone si fanno il Prime. Cioè si faranno il Prime quando toglieranno la sub. Che mo la abbassano e basta. E basta. Dimmo finché risparmi. E finché in realtà tu ce l'hai uguale, ma è lo streamer che ci vuole di meno. Ancora. Quando le toglieranno del tutto, là voglio proprio vedere la reazione. Che Amazon può essere pure un servizio ottimo, però è capace alcune volte. Cioè, in casa magari due o tre fratelli se la fanno tutte e tre. Perché comunque entrambi vogliono una sub. Comunque risparmiano rispetto a fare la sub annuale a un canale. Dice magari Moco. Mo no. Io non ho Prime per la sub. Lo so, però in realtà sono tante persone. Ripeto, più che il singolo, è il caso multiplo. Perché sennò tu considera quando lo toglieranno. Significa che tu hai il Prime come mensile, poi hai un altro streamer da aggiungere come abbonamento mensile e magari altri due. Quindi bisogna vedere anche quello. No, assolutamente Amazon c'ha i vantaggi, c'ha il Prime. Prime Video comunque non è da sottovalutare. Poi secondo me punta a diventare simile a quello americano, cioè offrire sempre più servizi. Almeno lo spero. Cioè, perché servizi la consegna in un giorno, cioè nel giorno stesso più che altro, è una cosa che deve cercare di esportare il più possibile. Magari anche solo mettere a fascia oraria, cioè se tu vuoi ordinare, non dico il cibo, ma se vuoi ordinare qualcosa di confezionato, dice, puoi ordinarlo la mattina e noi te lo facciamo arrivare la sera, anche quello. Ma no, a me... Vabbè, io... Cioè delle consegne alla fine mi capita spesso che se ordino una cosa oggi anche entro le 8 ma arriva domani. Poi non so, io sono praticamente con uno dei magazzini più grossi, sarà a Roma, quindi chi tutte da quelle parti là, quasi tutti nel Lazio ricevono le consegne in un giorno. Una parola del servizio fresh, da me qua non arriva, quindi anche quello è un po' da vedere. Io quello che penso è che più avanti, più che evolversi Twitch, so gli streamer che potrebbero cambiare. Secondo me, tolto il Prime, molti punteranno a offrire servizi per la sub tier 2. La tier 2 e la tier 3. Cioè, anche solo cosa stupida. Le live solo per i sub saranno solo per i tier 2 e il tier 3. Perché devi ritornare coi soldi in qualche modo. Quindi punti a far pagare di più il singolo individuo. E purtroppo. Cioè vedo sempre di più i veri big crescere. Comunque mantenere i numeri alti. E gli altri calare un pochettino. Siamo finché. Io sono in una situazione ancora precaria. A me non sale scena. Lo stiamo che vanno avanti da 1. No, tutti vanno avanti di tier 1. Cioè, le tier 2 e le tier 3 sono bassissime. E più avanti bisognerà pusharle. Non dico che le disabilitano, ma bisognerà pusharle per forza. Che ci deve rientrare, cioè uno deve valere come tre, non più come uno. Se togli il Prime, oppure il Prime costa poco.
L'unico modo per farlo è offrire servizi a chi c'ha quella normale. Ci hanno lavorato. No, boh, ma da quando l'hanno detto, tutti quanti hanno messo il counter sotto. Cioè, non ho visto nessuno. A parte che dire, per favore, convertite la sub, così guadagno come prima, non è che hanno fatto, non vedo un vero e proprio lavoro. Dirlo e mettere la barrettina sotto, per dire, oh, se per 3 mesi raggiungo 350 mi fa coso. Mi guadagno di più dalla sub. Perché la gente fa sub a pagamento. No, ma poi là dipende dalla gente. Cioè, poi alla fine, fidati. Puoi vedere tutto quello che vuoi. Almeno il 50% di tutti i canali la sub è Prime. Non si capisce come, ma tutti quanti hanno una dose di Prime esagerata. Per questo tutti hanno detto il giorno in cui non ci sarà il Prime, Twitch muore. Tutti. È sempre stato il pensiero di tutti. Appena la tolgono muore, perché ti accorgi che se uno dice, come fa a essere possibile? Se uno guarda tre streamer c'ha un Prime, non lo so, ma in realtà sono una percentuale esagerata di sub. No, ma ripeto, a parte che se no non ha neanche così tante sub rispetto ad altri canali. A tutti, cioè a quelli grossi grossi. Però il discorso comunque anche lui su 10K saranno almeno 6 Prime. Ripeto, la percentuale di perché uno non riesce a io purtroppo non parlo neanche per me, parlo proprio di gente che ci lavora su Twitch e ne parla. È un numero spropositato. Poi vabbè, uno deve anche pensare che i gift sono qualcosa che tengono in piedi il canale tantissimo. Poi io ho i numeri totalmente sballati. Cioè 63 per tipo di canale che sono io è davvero 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 alto. Però sai, è stato il periodo che da Natale, compleanno e come varia. Ogni 3-4 mesi mi arriva la sub e il regalo random. No, ma infatti. Bisogna vedere anche quanti hanno. Quanti sub. Cioè, soprattutto quanto uno frequenta un canale. Perché è anche probabile che secondo me c'è il sistema che avvantaggia quelli che già lo guardano parecchio. Ci sono anche streamer, magari c'hanno il mio numero, però c'hanno 30. 30, 40, 100 sub più a me. Tutto sembra un po' così. Beh, voglio parlare di sub, sempre soldi, quindi voglio buttare già in game. In realtà Sedonia non l'ho quasi mai. Cioè, l'ho guardicchiato, ma di seriamente così mai. Non è stato mai il mio target. Ma è cresciuto perché si è avvinchiato un sacco a Sabaku e ha portato un botto di contenuti. Ecco, quelli guardo volentieri, cioè, perché tutti su. Sono diventati un simbionte, sono diventati.
Sì, anche là, quando invece Michele abbia guardato molto di più, soprattutto le serie su YouTube, oppure tutta quella di Isaac, mi piaceva un sacco guardarlo, non... Su Twitch è un'altra roba, su Twitch faccio molto più fatica. Diciamo il problema. Ormai c'ho ancora la cam. La cosa di oggi. Gioco no. Vediamo. Non c'è, diceva, è possibile che siano problemi minori, bug, va bene, ma dovrebbe essere, ma no, ho fatto 1000 aggiornamenti, dovrebbe essere già uscito, non sbaglio. Metto stop, guarda. È più facile con praticamente predatori indeboliti. Le condizioni atmosferiche e le statistiche sono più clementi. Esperto, no, faccio così stavolta, guarda. Scegliato, ancora il tutorial, atto 1, si fa col tutorial, il tutorial mi serve quando mi devo lamentare, non per adesso. Vado direttamente a picchiare la gente, perché sto già giocando. Uè, sa che non si mette bene. E come fa qua? Mi sa che era un orso. Magari voleva un abbraccio. Non siamo morti. Ma siamo noi questi? O no? Stavo dicendo non siamo morti. Però in realtà non, che ne so io. E così è nato il culto degli assassini. Dove sono? Sei. Tecnicamente in linea d'aria sei a 1 metro da dove eri prima. E là. E ci credo. Che fa un cazzo di freddo. Devo chiamare Joel, e chi è? Sei un attrezzatore, ma potevi lanciarti con tutto quanto, no? Ehi! Molto buio! Va benissimo, schifo maestile! Grazie, buona fatica! Quando vuoi fare una capatina, qua ci trovi. E mentre Hot springs. I need to get there. siamo immersi nella neve. Ok, abbiamo bisogno di calore. E sali. Passaggio segreto. Guarda qua che trovo già. Sto andando di qua. Il gioco dice che devo andare di là. Ho paura che se mi faccio un po' la strada mia, come al solito, mi perdo 3/4 di gioco. Ok. Ho fatto male. Ok. Ma vedi? Fagioli di Marco. Caro Marco, mi vedi due fagioli, mi prendo, va bene. Cioè, non prendi tutto, sicuramente sì. Abbiamo preso cucina in. Ok, questa è la cucina di calore. Abbiamo una torcia, figo la torcia in capo, mi fa ridere. Ok, non posso passare, a posto. Sapevo che devo andare di qua. Invece no. Ma scivoli, no. Vuoi un po' di carne? Beh no, ce ne manca un po'. Ehi, come? Mangiava da una settimana quello che si è bagnato a Cristo, eh? Bravo, bravo. Oh, Maro, sono i lupi? Che meno male di tastico, qui. Ci sono i lupacchio. C'è uno che sfiga ha avuto. Tipo mi concentro. Ah, ti guarda il punto fisso. Signore. Ui. È vivo? Ok, ma se fosse gioco è morto.
Pare brodo. Non so, sono mangiato pure quelle, mi sono un po'. Quindi, ma non. Ci hai messo tu il gioco, poi ti fa traballare un po'. Ma ci incastra. Ok. Lo sta dormendo così, gli piace dormire appeso. Metti pure a casa, ha tolto tutti i letti, c'ha solo queste due corde. Ma che lo conoscevamo, no? Se uno muore sono triste per... Uè, ma visto, mo? Ok. Uno stealth. Aha! Scemo cretino, non mi vedrai mai. Oh, che paura, che sta? No. Ma ti ho fatto male? Qui. No. Eccuccia, stai. Sono troppo invisibile per giochi. Io credo che si dovesse far così, no? Sono super bravo. Che era Jay? Ah, il coso. La gente termale è quella? Quella? No, quello è un buco. Ma dove sta? Non ci fa sta sauna? Eccola! Finally. Avendo un po' di calore. Vai così, vai. Finalmente. Adesso mi sento le dita. Volevo un lupo mi mangia la faccia. Faccio un cazzo, ma ci chiamate proprio. Ma no! No, scherzando! Corri! Piglia il legno, no! Ma che sfiga! Che sfiga, oh! Oh mamma mia, io ho pure saltato! Ma già pure rotto la gamba, niente! Che predict! Ma c'ho la torcia sulla F! Wow! Ma c'è la batteria, no, allora ci vedo benissimo! Le trombette, cioè. Che cazzo? What the fuck is wrong with me? Sei un tossico. Come sbattuto la cava quando siamo caduti? Quando siete due? Come entrambi? Sapete, un tossico e cadendo e scegliere tutta la roba nel tuo cervello. Questo è un pesciolino. No, è sta cosa, è un pesciolino fuori dall'acqua. Permesso! E niente, la torcio. Big baule, mi dà una fila. Ah, ok, posso impiccare. Grazie, gioco, ottimo consiglio. Me lo segno, me lo segno. Un sostegno per me. Appende i panni. Questione di rifugio. Lo sto facendo. Spende la torcia. Lo posso accenderlo? G, accendi. Premo G. Una C? No, una G. Salva. Forse non ho un modo per accenderlo. Inventare, capiamo. No, c'ho fagioli, c'ho rottame metallico. C'ho dei chiodi, c'ho della fibra, infatti non posso. C'ho un grimaldello, posso rubare, però come al solito. Figura se entro in un gioco e non posso rubare. Qui. Padella. Bollitore. Schifo. Si sale? Non si è rotto. Devo ancora ispezionare. Porta lancia. Cos'è? Un accendino? Una benda. Perché? La persona per la ca. Ma come fanno? Ah, ce l'avevano già fatto! Vieni troppo tu! Che culo, avevo previsto che mi sarei rotto una gamba. Cos'è, essere felice o no? Uso. Much better. Still. This cold is killing me. Grande ramo. Ok, è un ramo. Abbiamo il porta lancio, quindi possiamo fare lance. Un
Metto ramo. Ah, ce l'ho a posto. Wow! No, mi sono detto nel legno, a posto. Perché non c'ho nulla, cioè i fagioli, cioè, fammi cucinare. Vai! Qua sotto? Quanto deve andare? Deve essere tutto? Non tutto? Pronto. Così è pronto, lo prendo. Ah, bello. Pronti per questi, a posto. Potevo mangiare da là, veramente, però non mi fidavo. Mangio. Bella zuppa di fagioli, è tutta nella pancia, direttamente, non in bocca. F7, che vuoi? Tipo di rapporto, ah, no. Il rapporto non è una roba di gioco. La padella va un'arma? No, non è un'arma. Le lance sì. Andiamo a 3 minuti di carburante. Ah, vai a dormire, certo. Vado a dormire che c'ho il caldo dentro. Mo se mi sveglio va a fuoco la capanna. Mi vado a denunciare perché non è possibile. No. E non è possibile che... un'altra cosa che azzecco, ce l'ho fatto io. Se il tavolo non c'è nessuno si attiva la pazzia. Oh maron, come la pazzia? La pazzia indebolisce un emisfero del cervello alla volta. Oh! Ma proprio così? Dimmi... altro le dinamiche di sopravvivenza di distruzione della realtà. Quanto è piccolo? Scegli con saggezza, c'è scritto. Ma non è un A questa è una O. Però penso che sia una A, perché poi ci sarà acqua anche qua. Vantaggio negativo. Questi effetti persistono in modo permanente. Che re? Stanno iniziando a mettere dura prova. La tua salute mentale. Stai avendo allucinazioni se non ti prendi cuore di te stesso. No, ma a posto. Stanno iniziando a vedere così. Avendo la disorientamento come allucinazione che distorce la realtà. Oddio, che vedo un buco dove non c'è un buco? O vedo chiuso? Ma come le cose cambiano mettendo la parola del percettore? Ma tu sei pa... io non mi ricordo dove sono andato. Non va bene. Sbagliato. Lancio una pietra, una palla di neve, vicino agli oggetti... oh mamma mia. Dopo l'attivazione della modalità istinto possono verificarsi limitazioni temporali di vista. Oh, quindi... ok, quindi basta... vai. Fra i... questi... no, animali allucinanti, loidi no. Oh mamma mia. Mi sembra quella la meno peggio è questa. Ma quindi mi sto scegliendo come autodistruggermi. Prendere anche le mie cose. Tu è indietro. E aspetta un gesto. Sì, ma siamo malati. Veramente sto scegliendo come autodistruggermi. Per la cantina c'era, eh. Nonno sporcaccione. Non è mica da sottovalutare come cosa. Non è che scegli la cosa positiva e vedi cosa ti dà di negativo. Qua scegli soltanto la cosa negativa. Che non è affatto male come cosa. Mi piace l'idea, però finisco che sono totalmente distrutto. Cioè, forse la cosa peggiore da quello che ho letto, più della stamina, è il fatto di poter vedere cervi o
ho conigli finti. E quello mi spreca le risorse. Invece se devo guardare soltanto... cioè i lupi, dai, comunque ma ci difende. Ma io sono da là, no. Ma quella non è una casa, è una roccia, giustamente. Ma l'obiettivo del cazzo è Magi Pierce. C'è una mappa, no? Questa è una grotta, wow! Guarda attrezzatura, eh sì, io sono passato di là. Oh, mi ricordo dove... Dove è la casa? Uno di qua. Eccolo, madonna, mica lo vedi, giuro, non lo vedi. Ah, sta là sopra. Si impenna. Le prendo? Ok. 9 di expo con le rocce. Wow! Non è altissimo come numero. Ma non riesco. Tracce d'orso. Trovo che sta c'è inculato. Ah, qua c'è la foglia, quindi. Devo di scavare. Ma io ho l'aria, di nuovo l'orso mi lancio. Ok, io ho proprio scelto il fatto di stare male dopo che ho avuto questo. Ha un fungo? Insomma, è l'infinito. Ma dura così tanto? E credo che non hanno tradotto le cose. Ecco la mia roba. Salto, salto. Ce la faccio. 3, 2, 1. Olio cuore. Ah, mi sei ingazzata qua. Ma questo è proprio sfigo. Ma non andiamo a controllare. Sta pieno di merda che mi vuole mangiare. Ma chi è che sente un rumore devastante? Lo segue? Chi è così malato? Ma c'ho ancora la torcia accesa, porca di quella puttana, come al solito. Ma che ti posso nascondere? Però mi dà tanto di mostro pisello quando puoi nasconderti così. Ma è una radio, non ti preoccupare, è una radio rotta. Vedo, scusa. Devo farlo prima? Perché c'è solo una corda su... Oh. Perché là è veramente una radio, ma io non mi posso lanciare. 2 su 9, la sorella 2 su 9. Posso craftare cose? Creazione. E zitto, non c'è più su corda, la posso fare. Ah, ok, perfetto, siamo 3. 8 ce n'avevo. Si fa con queste. Per me è figlia sta cosa. Si può anche la creo l'ultima, creo. Pure due ne faccio, così uno me la conservo. A posto, ti scende. Ah, veloci come il vento. Oh mamma mia, ma che bastardi sti massi. Yeah. Okay. Pronto. Mike, is that you? Tell me where you are. Dove sei? Mike? Ma che non fa? Non è il momento di fare le solite burle. Damn it. Niente. Sono sorpreso. But what if... Le orme degli amici, no, andava morto, mortissimo, io lo lascerei lì. Abbiamo una casa. Siamo là. Perché dovremmo andare a cercare gente? Aspettiamo i soccorsi, no? Ma sarebbe una persona normale. Siamo ben idratati. Temperatura confortevole 97, però sta scendendo. Quindi... Mi piace, non ci piace. Ma posso correre? Quanto cazzo ero in fondo?
La persona appese, ma quelle. Ma so io sono una di quelle persone appese, ma quanto sono andato in basso? Non fa. No, ma c'è il sentiero sotto. Sputo forte. Ma tornare indietro bisogna. Si può tornare indietro da qua. Eh? Dici quello lì ce l'ha messo qualcuno. No, sarà caduto col paracadute. Voglio credere questo. No, che da quante forze arriva la gente. Faccio male? Un casino di male mi sono fatto. Non male, di più. Mi sono letteralmente rotto tutto. E ovviamente sento dei lupi. Mi sento già morto, mi sento. Ma là c'è il buco però. Vediamo se ci riesco ad andare. Super il buco. Era qua il buco, sì, era qua. Campione del mondo dei segreti. Sono morto. Posso dire che mi sembrava così alto, però. Ma caricato. E 52. Il gioco era invidioso perché ho scoperto un tuo segreto, ma ho ucciso. What is that sound? Ok, devo fare la discesa. No, devo sembrare un beccazzo la discesa più che altro. Però almeno non ho fatto la cazzata di primo che ho posto. Aspetta che sto qua. Senti, questo mi ha fatto un po' di ricotta. Ma io ti do un cazzotto in faccia. Zitto, stai. Ho fatto io sto gioco, l'ho fatto. Mi devi... Crea le cose, crea. Fate 8 perché non so contare. E zitto, cioè quello fatto io l'ho fatto. L'avevo fatto con 8, poi è arrivato qualche sviluppatore di nascosto e l'ha aggiunto 1. La torcia! Lo stufare in capa, tenga, se ten sing si è diventato. QR si lascia? Non lo so, non che fa QR, scusa. Ah, ma dai, istinto omicidio. Mike? Is that you? Magari c'è davvero... Ma c'è davvero cosa? Tell me where you are. Mike, the forest. Where are you? Oh marone, c'è un cadavere. Mi rubo la sua gamba di legno. Ah. Tra l'altro. C'era davvero qualcosa. Posso bere? Ma mi lavo. Mi devo spogliare letteralmente? Come mi spoglio? Cioè devo togliere la roba? Così? Lascio il cappellino? No. Non cappellino mi do. C'è proprio la puzza. E voilà, mettiamoci un po' di puzza. Anche se secondo me fare questa cosa che sto facendo adesso non è intelligente. Oh, riequipaggiati la roba. Guarda qua. C'è cosa la camera che sennò mi serviva. Apposta a burraccia, che lavoro. Ma sta bevendo, lo sa. Sono tutti i menu aperti, insomma come lo attirà. Se me se... Mi si è rotto quel coso. Ok, si è tolto, se fai Dio. Ma dove sta?
Oh, resta qua, fa niente. Tu dici, vuoi restare qua, borraccia? E chi so io, vedete di no. Sono solo il player giocante, ma non funziona. Se non si aggrappava che c'era... Ah, mo la devo riempire però, fanculo. Ho bevuto. No, posso neanche riempirla, non posso. È vuota. Che la riempiamo in acqua, eh? Che dici? Io ho la borraccia vuota, qua c'è dell'acqua, eh? Oh. Sto tenendo premuto, sto tenendo premuto. Faccio così. Ma una B o no? Mica a terra, a posto. Zizi che piano piano il gioco sta collaborando, credo che gioco anche io, capito? Un'altra corda. Questa è davvero The Forest, eh? Un The Forest single player. E questa qualcuno ce l'ha messa, ce l'ho messo io. Però giustamente c'era uno morto. L'avrà messa lui. Il buco! Ecco cos'era questo buco. Perfetto, contento di averlo trovato. Ma dobbiamo andare via, ma per andare via... Yippee! Salve Gabri, ben arrivata! Come va? Che facevi di bello? Devo andare là. Devo andarci come sono andato prima. Quindi di qua. Pergamento. No? Ma piglia che qua c'ho le corde, c'ho le cose marron. Belline belline. Vabbè. Oh no, di nuovo al cadavere. Ma non c'è più. No, che peccato. Era molto più di trama, molto più scioccante non trovarcelo. Ce la trovo. Gioco, dove cazzo che vado? Dall'altra parte. Come si fa il giro qua? No. Sì, penso comunque devo stare qua. Secondo le immagini di Goofy che devo dipingere sulle scarpe. Ma wow. Qui tutto bene, tutto bene. Grazie mille per i socialoni. C'è una casa. Sto cercando di sopravvivere all'inverno. O alla neve, non lo so, però... sembra fragile, probabilmente puoi abbatterlo con uno strumento. Che non ho. Ma posso crearlo? Posso craftare? Sono un craftatore. Piccola torcia. No, voglio fare una piccola band, no. Combustibile, no. Armi. La casa. Acqua calda, no. Cazzotto fortissimo. Devo dire, è fissato che Goofy. Assolutamente, ti paga. Ha usato qualche tecnica particolare per mettere la roba sulle scarpe. Andare là. Ma visto, ma visto. C'è un lupo nel culo. No, ma sarà rotto il coso. E come ci vado di qua? Porca, mi sono accorto. Giusto, sono arrampico, ma arrampico. Ah, c'è un altro. Che culo questi alberi messi apposta per farmi passare,
Meno male mi sono ricordato di questa cosa. Siamo arrivati? Ecco, ora apposta. E però dovresti pubblicizzare anche queste cose. Oh, che cazzo, a livello. Dovresti pubblicizzare anche queste cose, magari la gente può interessare. Che devo fare? Dice qua, sono tracce? Sono le mie tracce. Un cespuglio marcio. Asciuga i tuoi vestiti, esci in casa. Come prendi walkie talkie? Scusatemi, ma walkie talkie non è quello che avevo preso. Da questo qua. Which button was it? Ah, ok, prendo in questo senso. Pronto? Pronto, c'è qualcuno? Pronto? Pronto? Hello? Ehi. Hey. Non cazzo nessuno. Ah, fangu. Quale sorgente del segno? Non sento niente. Ah, ma scusa. Oh, sento un segnale, lo sento, lo sta a prendere. Ha già perso. Ma no, era solo qua. Pronto. Non mi sembra. Ho cambiato cosa? Anche segnale debole. Prima che ha qualcosa a mangiarci. La faremo? Facciamo così. Ci dice anche qua, ma io... Ma si spegne mentre salgo? Puoi farlo, sì. Io devo sentire, lo farei. Ma la box ma serve, grazie per il follow. Ma dice, ma che angoppa mi sta più a segnale. Mi devo buttare, la faccio morire. Ma in alto o in basso? No. E mappo. La frequenza che è sbagliata. Sono io che sono sbagliato, probabile. Può cambiare la frequenza ma non fa niente. Sei qua. Sì, sì. Ma perché non dà un numero per capire la frequenza che deve B? Che non so se sto cambiando la frequenza oppure no. Gli altri suoni sono parte ambientale. O è la mia voce l'altro suono che dà fastidio, non capisco. Che cos'è? Uè, uè, ma tu sei pazzo! Sono esplose le rocce, quante emozioni.
Ma sto working dog pezzotto, catta cose super pezzotte proprio. È pieno buono, piglia un walkie dog, no? Sure could eat right now. Se lo può mangiare ora? Decidi tu, decidi. Sì, decidi tu perché stai morendo. Sono tornato qua. Ma o questo va da un'altra parte, non mo, andiamo a mangiare. C'è l'ultima zuppa, sì, c'ho. Mangi questo e poi non mangi più, eh. Poi si muore diretti, mi dispiace. Nuovo livello, ma i miei livelli? Dove sono? Adattamenti. A prova di sete, sono proprio io. Chiudo. Aumenti del livello di energia. Non sono io. Ma tu fallo, fallo, che io... Ma vedi, ma se voi fate qualcosa così, io poi me lo ricondivido anche, cioè per quel poco che posso, provo a darvi una manina. Ho fatto 5 livelli, ma che cacchio? Ma sono io questo? Sono il mutante. A me mi piace di questo gioco il fatto che mi devo scegliere in cosa sto impazzendo. Che devo fare? E mo che l'hanno trovato? Cioè ci fa mangiare vivo, no? Che so? Sono l'antipasto. Dispensando a disagio. Come terrore? Oh, uè, uè. Ma che male? Cioè sto guardando un lupo da mezz'ora. E quindi? Mo che ho trovato le tracce. Sta guardando. E io non... Non me le posso fare lance. È un fungo. Cioè, lupo là. Che vuoi? Ma visto? Ma sale? Non ho capito ancora il mio obiettivo. Come al solito, ma che fa questi giochi? C'era scritto qualcosa, no? Volchito. Lupo Lucio. Ah, sono Tonio Cartone. Quello che vive sotto i ponti. Cartone è proprio la mia casa, per questo mi chiamano così. Ma qua sembra che sta aumentando, no? No, non è non solo uno scienziato, ma neanche un totale deficiente. Perché diminuisce? C'è una puzzetta qua. Quando fa così devo cambiare segnale? Qua è un coso, E si è sputato. Ah, mamma mia, mi butto giù, mi ammazzo. Uè, bene, ci avevo messo una corda qua. Ah, vedi. Oh, fradicio. Oh, oh. No, no, ho sbagliato. Ho sbagliato. Niente. Ho beccato la combo. Figata. Ho provato le batterie. Che culo.
toglierlo. Ma fino a mo' ha tenuto il walkie mamma mia in mano? Mo? Che fine ha fatto? Sono dei mirtilli buoni. Ma dove... Madonna, ma funzionano così? Io vi ripeto, qualcosa che non serviva per parlare. Non serviva in realtà per questo, per parlare era una cosa in più. Grotto! Ok, qua non va. E viene a prendere qualcosa, troviamo la strada. Dove la troviamo? Ah, io devo far così, dovevo farmi non bagnarmi. Qui. Vado schifo missile e trovo il whisky. Ma come, quando mai? E che butto. Li uso. No, ovviamente i giochi che fanno così come li odio. Se saranno buoni. No, sono troppi questi mirtilli. Buttiamo questo. Ma niente. Una patata selvatica. Io quella ma la tengo. Grimaldella me la tengo. Lottare me la tengo. E butto la tegliera. Ma niente. Che tasto è? Una D? Mamma mia, non capisco tanto. Voglio questo e coltello. Ah, ah, mo sì. Mo sì che se viene il lupo lo struppeo. Quello struppendo che mi picchia. Noi non capiremo a che serve Walkie Talkie. Troveremo un segnale. Non lo useremo. E chiudo il gioco. Ma perché non l'ha messa la pila? Non funziona. Usa. L'applica questo. Ma non è che su cosa è scarico, no? No, carico. Non ha mai funzionato. Come faceva a essere scarico? Ma si impenna qua dove non posso andare. Allora, vediamo un po' se posso usare il coltello. Sei zitto, stai zitto. Equipaggio il coltello. Equipaggio. Ah, ma strumento, io me lo fa usare. Poi si prendono gli strumenti. No, ho sbagliato. Poi si prenderanno gli strumenti. Pure se gioco ma... Usa. Ma usa nel senso prenderlo nel culo o al massimo in mano. Ah, solo per scogliare. Solo per scogliare, ok, ok. Sembra aumentare il segnale, quindi la strada è giusta. Però non va sopra le due tacche. Uè, uè! Sì, sì! Ma ci pensano da... Porca puttana! E qua? Ci vado! Oh! Ora trovo un adino che... mi dà il 5. Che oh! Oh mamma mia, che faccio? Porca ma che devo fare? Come si... Uè! Help me qualcosa!
Non puoi andare nelle grotte, c'è il buio, tu al buio non stai... Uè, ma che cazzo di posto mi fa andare sul gioco? Ma siamo pazzi in culo, ma sono... Ma non sono ancora morto. Ma butto... Dove vanno? Ma va a fanculo, va... Ma devi andare un... Sono gli amici tuoi, sta vecchia va con caccaruna, va... Uè, no, ma sono furbi! Non i furbi, sono furbi, sono furbacchioni. Oh, mi scordate il fatto che questo salta da un metro e mezzo e si rompe le caviglie. Dove mi ha salvato? Come dice... Ma tanto... Meno male ho capito. Sì, ma sono pazzoidi, so. E tutto convinto con quel walkie-talkie, bimbo del ringoglionito che camminava. Sono ancora qua, mandami un... segnale da, a destra, segnale, lo so. Ui. Ma come ci va? Non ci posso andare? Ui. Cos'è qua? Attenzione. Cos'è segreto? Non c'ho le batterie, però. Questo è un problema. Io ho trovato qui. Insomma, se butto. Invece, eccola. Cos'è? Questo è lo piglia? No. Una na... C'ho un'arma! Ah, ah, Che c'ho? C'ho le co... C'ho la tazza. Che ci fa sta roba da merda? Con la lancia. Preghiamo il signore per equipaggiarla. Posso trascinare? Mica posso assegnare le mie tasti rapidi. Però la sto usando? No. Gioco. Allora, io ti voglio mediamente bene. Cioè, discretamente bene. Comunque, non mi ha ancora fatto nulla di male. Però mi devi lasciare... Devi lasciare giocare. Ah, perché non è una lancia. Ah, come se fosse una lancia. Eccola qua la lancia, ok, ok. Adesso ce l'abbiamo. Ci assomigliava, ma non è una lancia. Questa è una lancia, ok, ok. Spacco la faccia, lupo di medica. Uè, uè, che c'è? Senti, è un coniglio. Allora. Ti attacco prima io, prima io, prima io, prima io. Bastardo, ma to... Tac, tac. Ma vabbè, ma come mi fa a atterrare? Sta fermo. Muori. Ma no, mi dispiace, lupo, mi dispiace. È proprio un uno contro uno. Vabbè, ma non faccio niente. E non c'è manco il coltello che è dall'altra parte. Mi dispiace, lupo, poi torno. Mi dispiace, non posso neanche spogliarti, non posso. Tremendo, tutto tremendo è stato. Non posso usare il bendaggio? Quindi questa è la mia vita full? Moneta da un... Ah, moneta, buono. Pentola da cucina, butto. Posso neanche buttarlo. Allora, ma io mo... Prendo il walkie-talkie, con quello che voleva il gioco. Attivo, ho trovato la caverna che voleva lui. Ma comunque devo fare una toccata e fuga, c'è proprio da maniaco. E qua... No. Ci dormono. Spegni sto coso. Picca come ronfano. Dovrei quella roba là, no? Non scorreggiare, non scorreggiare. Mamma mia, che paura! Che cazzo di paura mi sono preso? Che devo prendere? Non so, mi sono messo una paura. No, devo,
Non me l'avete idea perché mi avete accorto. Sono tutti svegli. Che devo prendere? Scappo. Madonna, che paura l'ha presa. Ah, è un affanculo. Cos'è? Un po' sono passato. Ui! Ah, pensavo fosse una cosa d'oro. Ma mi trovo le cose belle. Mamma, fammi fumare una sigaretta che mi sono cagato in mano. Ok, mettimi l'effetto negativo sulla Q, non è stato intelligente. Ma mi sono messo una paura. Ma c'è la cassetta, vedi? Lì c'è la morte, quindi non ci va. No, Fede, tranquillo, tranquillo, ce l'ho, ce l'ho. Ecco qua. Te lo sei dovuto ammazzare, come la va? Si è appena perso il momento in cui mi sono cagato in mano fortissimo. Quindi devo tornare qua, no? Vado a dormire? Posso usare anche le bende per l'amor del cielo. Vai, sì. Adesso è benissimo. Porca miseria, almeno qualcuno non l'aveva visto. E mi ha fatto zompa. Stava nascosto. Non si passa. Non si passa. Non avevo visto il lupo. Da qua l'ingresso. Cosa vuole? Ci passo là, non ci passo. Mi sono accorto che andò qua sopra. Perché mostro tutto così. Loro russano. Io ando nel mood di stare calmo. E poi quello ha fatto wuff. E io è andato. Cioè, come ci passo qui in mezzo? Scusa. No. Ricordo che scusa sangue che. Quello è il mio cervello che sta impazzendo, tranquillo. Questo mi sta già fiutando. Non riesco a passare qua perfettamente, qualcuno mi sicuro mi sento. Ma dove devo andare? Ma giusto che ero in modalità. Ah, là c'è il lupo che mi ha visto qualcuno? No, io c'ho paura. Ma sì, fallo fa... Finti, sono finti allarmi. Dov'è il walkie-talkie della CPR? Ma c'è mangiato, ecco qua. Madonna, tu qua eri al massimo. Il segnale era di fuori. È un'icona a 40 metri. No, aggiungi con l'icona là. Prendi i lupi, permesso. Ma com'è che non me l'ha sentito, mo? Che devo fare? Devo aspettare qua nascosto. No, ma chinato mi sono messo paura. Qua sono andato dritto. Ma non ho capito, non era... Non c'è più l'icona. Ma non è che quell'icona indica soltanto che c'è un posto nascosto. C'è una lanterna. Qua non ci riesco ad andare mai. Quindi probabilmente era soltanto quello. E lo sto glitchando per fare questa roba probabilmente. Lì non mi sembra.
Sì, anche perché dice cerca Mike, ma Mike non c'è. Ho raccolto qualcosa di particolare del tabacco. Fumo. Ma davvero? Sì, fanculo i lupi. Ah, mi rilasso. No! Nuova voce del diario, nicotina, dopamina. Ma che resto? Il gioco c'è un sacco di sottofatti. Proprio un sacco. Allora, io là sono andato, no, là entro, esco. Me ne va, senti, vaffanculo. Mi sei indicato, quello è un nascondiglio, mi sa. Io mo, porca, se devo tornare, dov'ero prima? Perché ho perso, morendo ho perso il coltello. Un po' mi turba i giochi dove muori perdi progressi, eh. Allora, la mia lancia. Sto creando una, mo che l'ho vista. Allora, una piccola torcia. Non è quello che... No, no, ma qua crea tutto. Serve per la casa. No, posso creare una piccola... Ma non c'è più! Mi sei... Dovrebbe essere una roba arancione, qualcosa arancione. Non c'è. Non c'è, no. Quindi niente più fight. Ma come disagio? Tu c'è. Là il disagio è diverso. Però sappiamo la strada. 184.000 metri. Segui le tracce, io segui le tracce, l'ho fatto prima, ed è un mostro brutto. È vero, è un lupo. Ma perché i massica? Ah, giusto, guarda. Quello di prima. Ma dove mi prendeva in faccia, mi spaccava. Ok, ok. E perché non c'è più la lancio? Tanto vuoi, troverò un altro coltello, mi faccio... Carlo! E vai dritto, già abbiamo problemi noi. Se ti ci metti pure tu, vado nel panico. Che qua era semplice. Sto qui, segui le tracce, lupo là. Spacca la faccia, mi spacca. Eccolo. No, mi indica di nuovo quel posto. Allora non è un... Mi indicava il nascondiglio. Mannaggia la miseria, ci devo tornare pure. Non era lontano. Sì, ma una volta che abbiamo visto che c'è un lupo. Forse non vuole quello. Ah, sono queste tracce che fluttuano. Ma questo è l'orso. Luce del sale. Siamo stati qua? No. Non capisco cosa dici. Però. Piglia, fuma, fuma, prendi tutto. Prendi tutto. Ma perché mi dice le cose qua? Segui le tracce. Lo sto facendo. Allora, mo... Io, allora, sto gioco c'è la peculiarità che ti scegli il malus. Io avevo preso questo perché ero convinto fosse... come dire, come malus che finito avevo del mal di testa, non che durante andavo di merda sta roba. Prima si era tolto dopo che avevo trovato il lupo o no? Non lo ricordo, ma perché se no... No, secondo me no, ma sì, quelle tracce sono soltanto... Quello è il punto per di... Se per caso ti perdi... Sarà quello, dai. Seguiamo le tracce e basta. Che poi non credo, sono queste qua. Ma che è un orso che ha due zampe normali e due da umano? Bellissimo. Is it possible someone's still in there? Oh.
Questo è video di merda, capisci? Fatto piccolo piccolo, è entrato nel... No. Ok, ha girato. E ha trovato una casa. Yeah! Ok. Ma togliamo il coso. Shit. Casa dell'orso è diventata. Ui! No, l'arma volevo. Ma le padelle te le voglio. Come funziona? Come? Quale tasto usa? Così mi sposto, vado andare su. Che cosa cazzo è successo? Ma l'ho aperto? Cazzo, sono così bravo a scassinare che ormai neanche anche mentre ci penso. C'è Super Mariolo, eh. Fino a sto punto non me l'aspettavo. Non c'è neanche tempo a capire come si fa che ci sono riuscito. No, quante sigarette? Com'è il gioco? Vuole farmi fumare così tanto? Non fumate, eh. Come vi faccio mangiare? A vita con i fagioli di Marco. Poi vediamo, mangia solo fagioli, poi... diventate una moto d'acqua. Ti credo sulla parola. E abbiamo il cibo. Mi serve un posto. Un camaino. Non si va di sopra. E invece sì. Ok. Ci manca il cercamento. Quindi là ci devo andare. Mannaggia. Quindi è terminata. Addirittura ho fatto qualcosa. Ma se no poi i fagioli quelli se li mangia. Perché siamo pieni di ciotola di... ciotola di... di scatole di fagioli. Io resto a morire di fame e me li mangio anche freddi, cioè. Pure piccante. Oh, ma che buono, questo lo voglio assaggiare io. Vediamo tutte le provviste che mi capitano sotto mano. Devo vedere, inventare, che ci abbiamo? Inventare, cioè, non c'è gli slot finiti qui. Ragazzi, sono riuscito a mettere le mani su alcune cose buone. Sono nascosti in alcune scatole della stazione di riparazione dei carrelli. Fino alla capanna del boscaiolo. Questa è la mia parte... Loro, come vanno? Tutti quanti. Quindi sono nascoste vicino alla capanna del boscaiolo. Stazione di riparazione carrelli. Ok, ok. Non l'ho mai visto. Che carrelli? Non della spesa, ma... Però continua a darmi due punti. Sulle orme degli amici e cerca Mike. Mappa non ce l'ho. G saranno queste. Sfide, ma che cosa passa? Già non faccio fare le missioni normali. Cerca Mike. Ma Mike mezza. Ma non è dove ha che osso per dire. Uè, ma proprio la gamba di merda che teneva Mike. Era proprio così. È l'unica. Salve Fozzi, mamma mia che volo che stavo facendo. C'è il ghiaccio dove si scivola, ma siamo fottuti? Tutto bene, tu che mi dici? Come stai? Vuoi in acqua mi faccio male? Mi sì, perdo tutto. Non me la sento, magari quando voglio chiudo pure pure. Nel senso, il disagio ce l'hai tu. Mi piace. La faccio, ok. Stai gustando delle patatine. Che patatine sono?
sono troppe mole, sono in sacchetto, le fritte tu. Sono al forno. Sei diventato di 18 metri, quindi le patate normali le chiami patatine. E posso andare qua, wow! Malissimo, come sei? Una busta di patatine. Le patatine normali, solo quelle rustiche riesco a mangiare, cioè di quelle ondulate, come so si chiamano. Se no... questa è la casa della tra... no. Spera. Non, quelle normali alla fine sono sempre troppo fritto, se ne solo quello. Non va. Ce la si fa? Non ce la si farà mai. E invece... Dio, Dio, Dio. Però c'è sfuglio. Quello che a me non fanno impazzire sono quelle le più gusto. Che porca tutta! Vabbè, ma non è possibile! Non c'ho la... c'avevo la lancia, ce l'ho, come cazzo la piglio? Aspetta, Carlo, aspetta! No, non si mette in pausa e non c'ho il tasco rapido per l'arma. Questo è un gioco di merda, sei, ecco perché. Aspetta. Il walkie talkie in mano, stava. Vedi un po' tu, fa una chiamata tranquilla, non si può fare. Ok, non è venuto di qua. Ho raccolto un'arma. Ok, sono già più tranquillo. Però non è possibile, sono i lupi poi fatti per fare il jumpscare, eh. Fanculo, passo di qua, basta. È la casa che avevo trovato. Ma ne vedo che se devo schivarli o no. Nel video quello li schiva. La festa da sola li schiva. E mi sta... No, credo che mi sia. Io ho schivato, ma seguito la mia morte. Lo triplo colpo delle facce. Non lo vedo. Provo a citare restando in alto. Sicuro. Mi ha colpito, vaffanculo, sta vita. Mi serve... Ma... Tutorial, quasi quasi... ma mi obbliga! Voglio capire un attimo il combattimento. Vabbè, me l'ha messa qua, perfetto. Schivata. Ci sto. Ma vedi, mi sta letteralmente... No, di due volo. Ah, vedi. Ok. Il gioco me lo dice, in realtà. Ci riprovo? Ci riprovo? Lo fai? Può saltare? Non c'è l'audio nel tutorial, mi sembra proprio... Vediamo, mi fai partire il coso? Ah, quindi fanno due volte. Ok. Quindi già un vantaggio. Adesso so come schivare i lupi, eh? E poi fa niente, non, forse lo ripreme schivato. Vai. Vieni qua. Quindi lui appena salta, faccio... così. Non credo abbia funzionato, perché letteralmente era un metro dal lupo, ma ha preso. Infatti è esattamente buggato che si è bloccato il personaggio. No, mi stava piacendo il gioco, però... Che faccio? Si è bloccato perché non mi doveva neanche prendere. Salve punto!
Abbiamo un problema, abbiamo. Ma mi lasciato un po' interdetto. Ya, vabbè, ma stavo qua dentro. Finalmente per risolvere i problemi, ottimo. Per mo sembrano risolti, poi mi tocca rifare tutta la sala di prima. Che fastidio. Ok, io ho premuto due volte destra per schivare, ha schivato. E poi il gioco ha deciso, no, non è vero. Però così facendo mi ha bloccato il personaggio, quindi mi sembra strano che dovesse andare così. Intanto i chitamortoli si devono calmare, perché io non passo, no. Se c'è quello vuol dire che c'è un'altra strada. Qua sono le molle, chissà che posso craftare. Come sei tu comunque, punto, che mi racconti? Dove l'ho finito questo qua? C'ho lupi un pochettino incazzati che secondo me mi vogliono mangiare. Ma io sono tutto... Meno nel gioco sono per le ossa. Fuori è, fuori vi fondate di cibo. Ma nel gioco sono per le ossa. Purtroppo state guardando la persona sbagliata. È rientrato bene, bene. Ma esce da qua? C'ho le torce, ma forse le torce accese fanno danno? Ma quello come armi? Non sembra fare quello che deve fare. Vaffanculo, vattene a fanculo. Ah! Capì, vaffanculo, vai. Ho paura, cioè. Sto cercando di capirlo. Uè, ho trovato un amico nostro. Ma fermati. Mike. Ci sono esagerato ogni volta. Posto... Mike, where are you? No, siamo impazziti. No, siamo ciafo tutti di cervello. Guarda, tantissimo le vibes di The Forest. Altro che... Però The Forest è un po' più un guaiatino. Freeze to death if I don't dry my clothes quickly. Non asciugo i miei vestiti. Okay. Là ci sono. C'era già andato. Mi ricordo, c'ho la lancia, sì. Faccio un po' di torce. Invece giro per sicurezza. Sì, ah no. Abbiamo le... no, non è niente. Ok, ci ho vestiti bagnati ma non so come asciugarli. Gioco vuole, vado di qua, facciamo quello che dice il gioco. Prima che veramente stava soltanto dormendo quanto cazzo vuole lui.
Allora, ma sblocco gli adattamenti, vai, sblocca di nuovo i, i perks. Vediamo super powered. Uè. Fame su tutto, devo diventare un super uomo, devo diventare quello che non sono, io ho sempre fame. Io devo tornare. Cioè, abbiamo visto la prima volta l'amico nostro, perché lì c'ho il coso, lo scuoia persone animali, solo animali, le persone no, solo animali. Chi ha sentito persone è un mentitore. Devo anche volare, no, volare. Guarda, se cadiamo da un metro e mezzo ci spacchiamo tutto. Magari scendendo velocemente mi asciugo, no? Come se mi stessi sbattendo come un panno fuori dal balcone. Mi scutuleo. Questi mi servivano come il parroco. E qua è il coltello? No. Entro. Qui c'è un amico nostro, un simpaticone. Quindi il segnale che stava percependo? Io non credo che percepiva il segnale. Senti, siamo a posto, abbiamo un po' di fame. Come dagli torto? Cioè, a prescindere. Prendo tutto. Mi sa che forse l'inventario non ha capienza. I should find some food. Un po' di cibo, che si, ma l'hotel, ca. Ne quattro ristoranti di borghese. Se trovo, se trovo. Qualche giorno con poco cibo ci può anche stare, eh. Vediamo un po' che offre il menù. Teniamo. Una zuppa cotta, no. Vuoi fumare? No, non lo so. È di cotto, non c'è proprio un cazzo di niente. Dov'è il punto? Eccolo. E anche in chat, ce l'ho da entrambe le parti. Qua devono cadere i massi. Sto 6.000 volte sono passato di qua. Avevo punto, mi serve una virgola, mi serve. Nessuno si può chiamare virgola su Twitch. Quindi tanto vi combino. Madonna. Ah, ma mi devo rifare... il bunker? Io mo c'ho l'arma, no? Vi regaliamo una sape, poi chissà come si chiama virgola, solo virgola però. Sarebbe incredibile. Trovare una virgola su... It just keeps getting worse. I hope the guys are okay. Poi sarebbe anche, sarebbe incredibile non solo trovarla, ma magari uno che dice... Che dice in chat, grazie mille per la sub, punto. Secondo me ci arriva da solo del perché c'ha quella sub. Allora, nel mentre vediamo le cosine qua. Perché fai un suono così? Ti sei abbassato tu? Shit. Qua non c'è un letto, eh. Ok, ok. Che prima avevo scassinato. Ma non sto capendo ancora come sto scassinando, perché mi muovo solo destro e sinistro. Sembra un ardigno, ma non... non è inerente allo scassinare, proprio. La lettera, la gileggo, sì, ma non ricordo... Ah, no, queste sono le scorte di Bibbio. Diamole così... Ma sto per di zuppe, ma che cazzo mi sono così tante... cibo e scatola. Vecchio trenino, quello lo regaliamo ai nipoti. A chiave penso sia del posto, ma le sigarette.
Ho smesso, non mi fate venire voi. Vedete, non sono usciti i Peaky Blinders. E smettere di fumare, guardarsi, sono fatto che Peaky Blinders è stato un macello. È stata una tortura, è stata più che altro. L'unica cosa che volevo era la lancia. Come la fai a segnare un tasto rapido? E devo mangiare, giusto? Ce n'era uno. Nuovo livello. Adesso posso. Ma virgola TV, magari anche un canale Twitch, ma grazie mondo. Club virgola sottolineatura TV, 1.21 gigawatt gifti dati a Run Sub 2 virgola sottolineatura TV. They have given 19 gift subs in the channel. Ma che bello che porta anche il conto. Ci ho mai fatto caso. Grazie mille. Poi siamo a meno 6 dal live di mezzanotte dove finiamo Lucius. Allora, sarebbe bello inaugurare tipo la rubrica di live. Facciamo come Berlino, no, loro facevano i video di mezzanotte. Ma chiamava? Mi sa che sì. Facciamo le live di mezzanotte. Facciamo la rubrica del sabato. Allora, io ho la lancia. Senti, quello si avvicina. Però c'ho fame. Se mi mangio la zuppa cruda. Cioè cruda, fagioli. Sono la cibo che stiamo proprio schiattando in loro. Ma io dico, ah, se li mangio così, allora magari cotti danno solo più roba. E dice solo questo, segui le tracce. Ma vanno dove sono andate io? Dove sono andato io? Guarda. Non indicano là, però non si toglie. Ma si asciuga anche i vestiti o no? Non so biscotano, guarda. No. Moneta. Forse devo trovare il capanno. O dorsi. E ai funghi soppia. Fammi andare a funghi. Ma visto, ok. Ma chiaro che io c'è un ponte, cazzo, c'è il ponte. No, ma tu sei sono pazzo solo, non c'è gente veramente. Fin troppo evidente che non sarà così, no, è troppo evidente. Ma è davvero diventato sordo. Cosa è una bella trama, non mi ha sentito perché sono sordo. Tu mi chiamavi e non ti sentivo. Che lì ci posso, cioè ci posso arrivare là. Much better. No, 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 un po'. Non ci stavo neanche pensando a quello di Marzullo. Ma neanche pensavo si potesse dormire qua. Prendo tutto. Ma c'è il carico equipaggiabile. Ma c'è un'altra casa nel gioco oltre a quella che abbiamo trovato la prima volta, che non so dov'è, l'unica cosa che non trovo più? Mi chiedo, come uno è. Deve avere la sfiga nel culo, deve avere. E cos'è? Gabbie. Sai, come fai di me?
nascosto. Non ho capito, però non... Quasi più veloce? Bastardo, ma aspettavo, bravo, bravo Lugo. Sto fatto che mi butta a terra, però lo odio. Ma sempre così devo fa? Dodge e colpisco? Qui, qui. Qui, Lupo! C'è un altro, no? Ma che palle, però non va bene. Dov'è? Sono nel mente esposto, scusami, nel mente mi aiuto. Ma sei del... se riesco. Ma io ero lontano un metro. Vaffanculo, va. Ma la mia lancia che fine ha fatto? Indipendi mi stai spostando la cosa. Il sistema di combattimento non mi piace. No, e non ti permette, che da morto. Vabbè, ma non sta saltando! Si è rotto pure la cosa, poi. Secondo, un secondo. Non mi è strano perché letteralmente mi fa lo scatto. Ma cosa andrà poi? La faccio così? La fa mocca e calancio, vedete? No, mi serve la pala! Ci serve la pala. Ci serve una pala. Ma io non posso creare le lance, le cose. Ma come? Telaio. Posso fare le bende qua, ma me le faccio. Ma non potermi fare la lancia, mi turba. Cioè, oh, devo appicciare sempre la torcia. Ma però posso fare il falò con legno e... Madonna, manco quello per fare un falò di merda. Non lo so, qua è stato uno spreco perché mi serviva la roba. Quindi esplorare per cazzi tuoi ne venga poco. E guarda che ho creato. Tu vai, equipaggiati là. Uno da un figlio puttana tu è morto. Cosa fa ancora un suono che viene spostato? Questo è morto mentre veniva colpito. La dentiera. Ah no, la carne di lui. La dentiera. Sì, è bello che fottuto. Ah, quella è la saccheggia, quella è la pelle. Con G lo spoglio, che me ne l'ho preso. Perché siamo un po' in sovraccarico. Lo speravo un po' meglio. C'era delle belle premesse da lasciando, sì. Forse non è ancora uscito. C'è l'accesso anticipato, però. Ahia. My stomach's growling. Magno dell'emozione, magno, perché non tengo genio. Bene, c'è proprio la roba, dai. Siamo pieni di roba. La carne è quella sicuro, la cucino. Roba, mi spiace. Roba non riscaldata perché non posso. Sta questo qua del guarda Carlo che fa le cose.
Me l'ho visto. Chi è? Bello d'asp. C'è una lancia tu, no? Se è vero? Io non ce l'ho vero. D'accordo però. Ma l'altra lancia che ho preso, eccola qua. Di più grande e più storto. Scusa mia. Ma c'è un lupo, ma com'è che c'è un lupo? Ma che cazzo di ma? Voi state bruciati in capa. Ma non è possibile. Cos'è che è andato via con la mia lancia poi? Ma che come non può succedere una del genere? Stai zitto, lupo! Una famiglia fa! Ma scusa, il lupo là è a un metro da cervo che sta già a carte! La natura non la conosce questo, li mangiano! Ma quello con lettera... Vuole vedere la coda al lupo! Da un metro stava! Poi mi dico, sono andato via con la mia cazzo di lancia, che fai? Non c'era sto coso qua. Il fatto che mo... è un altro problema. Se io faccio sta cosa qua che dice lui... sempre e solo questo. L'ho capito, portano, cioè, non impazzisco. Devo capire dove portano le tracce, poi magari vediamo se fa altro o no. Devo seriamente capire però la zona. Perché le tracce finivano là. Come sono mangiato sano sano? Andiamo dall'orso, dai. Continuo, no? Eccolo qua. Vabbè, ah, non le vedo dopo così. Ecco qua. Ma andiamo, andiamo. Ma scusa, ma si vedeva. Veniva da un po' da lontano che non ci potevo passare qua. Che cazzo c'è andato a fare? Che cosa di anche. Ma sono spaccato il naso, c'è un naso che sanguina. Le torce che sarà pieno di lupi. No, se me l'ha letto, per questo c'è andato. Non la uso, sono mille. Poi dietro una accetta, che re. Big regali. Mio compleanno è diventato. Prendo tutto per lì. Inizio a portare forse un po' troppa roba. It won't budge. I could use the axe. Ce l'ho! Gabri per i socialoni, ma io ce l'ho l'accetta.
Yeah, devo usare. It won't budge. I could use the axe. Non così. Come la vuoi? Qua? Strumenti? Prendiamo uno. Ce lo lanciamo? Vedo che lo colpisco al fottuto millimetro. Vedi. Allora pure lascia, c'ha... Poi un pacco di viveri. Non è vero. C'è una moneta. E ero convinto, tra quelli di... C'è un airdrop. Voilà! This is pointless. We run around in circles like this, we'll never find each other. I know. Campfire, huge one. That should get their attention. Segnale, ok, trovo un posto adatto per fare un follow. Questo. Vicino al ponte. Mannage. Perché vado uno allora, va. Ripeto, come prima impressione mi dà un po' quella di un The Forest fatto male. Ho sintetizzato. Dai, lupo, vetti a fai cazzi tu, vetti a fai. Cioè, poi l'idea che mi nascondo qua da un lupo mi fa un po' stupida. Ma non so, mica manda a vedere. Peccato, perché sembravo che un The Forest single player sulla neve è un giocone, di base diventa un giocone a prescindere. Quindi non posso far niente. Posso creare so questo. Thirsty. Non che lo sta creando il combustibile o no? Sì, lo crea, però fa sta roba qua. Farlo base. Posso farlo? Con tutta la terra, vabbè. Porca miseria, salva! Quel lupo di merda che mi fa salvare. Si prende uno? Dice che già ce l'avevo. Ok, usa. Cuciniamo questa bella carne lupo. Ok. Ok, dai, alcune cosine. E guarda qua. Vediamo se cambia colore. Abbiamo messo almeno una doppia fase. Non dico tripla, sembra una dentiera comunque, però la sento. Sì, uno capisce che è cotto, no? Io non so. A occhio, si è spostato un po'. Ma mi speravo un po' meglio. Speravo di che si vedesse, però vabbè, dai. Cosa posso buttare? Che tasto è D? Tasto D per buttare l'oggetto in inventario. Vediamo un po'. Lo mangiare premuto? Guarda qua, questo personaggio per la prima volta dopo un'ora e mezza che giochiamo ha mangiato, ha bevuto. Prima che c'è quel cesso là. Ecco, quello io non posso salvare, se non salvavo, che comunque... Secondo me ho bisogno giusto di qualche piccolo dopo. Bisogna farlo, bisogna combatterlo. Troppo peso trasporto.
non schiva. Batteria scarica, pure batteria scarica. Puttana. Ma perché mi si rompe l'inventario? Che prodoggia. Prodoggio. Ok. No, se mi dà fastidio è questa, che da vicino mi butta a terra. Poi qua, quello era un attacco quello, però era finto. Niente, non ce l'ho più. Devo usare questo. No, non la usa per picchiare. Vabbè, la sua velocità. Quanto affitto. Un anno prima devo attaccare. Che cos'è? Non ce l'ho? L'inventario che mi ha detto fino a un secondo fa che... E va... Che fatica... Ma non ci credo! Attena. Ok, forse questo mi dà sicurezza. Le lance mi fanno fin troppo cagare. Cioè, una lancia non resiste quanto il lupo. No, non mi mangio. Vuole giocare alla pari, vuole giocare. Cioè, già capito che... E ci ho ballato come gioco, figurati se lo devo mangiare pure. Cioè neanche D fosse sparito, cioè è sparito, no, è rimasto là. È rimasto lì, però comunque non mi ha fatto niente. No, ripeto, non può esistere il fatto che la lancia non duri quanto la vita del lupo. Quattro pietre, boh. Salviamo? Beh, ha salvato però. Guarda, il gioco va benissimo così, questo gioco. Questa cosa c'è un terrore tre minuti fa. Spero che intenda che l'ho fatto un secondo velocissimo. Allora, come problemi, cioè senza ombra di dubbi, il menu che si rompe mentre butti le cose, da tutto nero, è un problemone. Il combattimento, io provavo a schivare, ma il gioco non voleva schivare, perché letteralmente faceva l'animazione che aveva schivato, il lupo mi passava davanti e a un certo punto mi colpiva. Quindi per quanto uno voglia fare, c'è poco da dire da quel punto di vista. Salve Sambo! Tranquillo, tranquillo. Quando vuoi noi siamo qui. Com'è andata alla fine? Dici un pochettino. Volevo... Insomma, passiamo alla modalità Just Fire, cioè qualche video prima di andare. Ok, c'è la video. Lo cambiare in realtà.
Che avevo visto questa anteprima oggi su YouTube, ho fatto no, devo vederlo. E vedete perché questa volta ultimo proprio, tanto guarda un po' più di video. Volevo vedere sta cosa. E so che non sarà mai questo, però sono sfizioso, perché lui costruisce un botto di roba. Quindi volevo guardarlo. Vado a dormire in macchina è la frase che si sente più in assoluto quando purtroppo qualcuno viene sfrattato. Da oggi però le cose stanno per cambiare. Circa 2 mesi fa ho non credo possa risolvere il problema così. Un piccolo pandino per costruirci una gaming room. Quindi vuoi che alzando un po' qualcuno c'ha un pandino? Facciamo il test, lo rifacciamo anche noi in live. Ci mettiamo 20 ore, credo. Lo facciamo. Le mie costruzioni io non riesco a costruire anche una casetta spettacolare sopra il tetto della panna. E poi così se mi sfrattano almeno posso dire vado a dormire nell'altra mia casa. Tu. Sì, così te la tassano. La costruzione dell'autocasa. A parte che mo 5 sezioni totali. Mo il cazzo, mo ti obbligano a tenere l'assicurazione anche sulla seconda. Sulla casa che. Sulla casa. Sulla macchina che non usi. Quindi va la sfrutta così che ci paga le tasse. Uno scoperchiamento e messa in sicurezza del tetto. Punto 2 che con la casa di Jeremy, dietro della casa più terrazzo. Punto 3 creazione del pavimento, ambienti interni e soprattutto vano scale. Stupendamente se dormi primo piano. Punto 4 la mano va via. Finali e completamento della costruzione. Punto 5 test finale, fare un tragitto vero e proprio con l'autocasa. Partiamo dalla prima sezione ma, e vediamo secondo voi ve la fanno, cioè, ma se ci riesce. La fanno andare per strada la macchina del genere. Questa copertura che sta non so se ci sono degli obblighi, perché per me c'è che sia alta. Come potete notare, su tutto il perimetro del soffitto del pandino e soprattutto in mezzo, ci sono questi traversi di metallo che servono a irrigidire tutta la struttura. Altrimenti quando va in giro va si sminchia tutto. Questo cosa vuol dire? Che prima di tagliare tutto il soffitto devo creare la base di supporto della casa. E a voi sembra di vedere qualche legno disponibile qua? Assolutamente no, andiamo a comprarli. Ok raga, sono arrivato, appena prima di entrare però attivo il cashback del 2% così risparmiamo qualcosina. Eccolo qua, 2% attivo nei prossimi 30 minuti. Tutto questo chiaramente grazie alla mia carta Revolut. Che non solo. Ma come nei prossimi 20 minuti? Scusa, mi fa la spesa a tempo, no? Ma sale l'ansia. Prima di passare la cassa lo premo, allora. Parlo di ottenere 20 euro facili, andiamo. Adesso vi faccio vedere una cosa che. Accordi, 18 minuti fa la spesa, fa dopo. Qua, raga, mi risolve il problema che non avete idea, bellissima. Eccoli qua, questi qui sono giunti angolari. Ma giusto due ce n'erano. E sono la svolta. Ok, non è vero. Tutti questi qui funzionano con questi legni. Vi faccio vedere. Praticamente. Sì, c'è qua dalla cassa fai niente. Poi sopra puoi mettere questo e da parte. Ma belli sti cosi. Sono spettacolari quei cose qui, veramente. Eh sì. Un po' di roba, eh. Un po' di roba. Povera macchina, signori. Sarà sporca quando il pandino però la tua auto, eh. Vedi che la usa soltanto per fare la roba. Ora chi sono io per non iniziare subito a costruire? Dai. Allora, il palo intanto non l'ho messo fino in fondo perché qua ci sarà quello verticale. Invece da questa parte qua ho messo un giunto a 1, 2, 3, 4 vie. Perché da qua parte la prolungazione del legno e in questo punto faremo il terrazzino. Quando vorrei essere capace a fare queste cose, lo guardo con un'invidia allucinante. Facciamo la misura anche di questo, almeno siamo già pronti per dopo. Cioè, veramente. I due lati tagliati, ma dato che il pandino è un rettangolo perfetto, facciamo subito gli altri due senza prendere le misure. Vai. Cioè, ma avete capito che cavolo di figata è lavorare con questi giunti qui o no? E direi perfetto, signori. Struttura bella, bella saldata assieme con tutte le varie viti. Adesso devo affrancarla al pandino. Come faccio? Semplicemente trapanno da dentro. Dai. E dopo aver trapanato di santa ragione e fatto una prova di resistenza, ho notato che sulla parte davanti c'era un gap di 2 cm. Oh no. Contento di sapere che anche negli anni 80 la Fiat già pensava all'aerodinamica. Bravissimi. Quindi ho tagliato un pezzo da qualche progetto precedente. Io da dentro non riuscirei a beccare niente. La perfezione sotto il gap ho evitato tutto. E adesso, signore e signori, la struttura è veramente affrancata. Quanto è bella da vedere questa panda qui. Sta diventando piano piano uno di quei mezzi per fare safari nel deserto. Madonna, non mi sembra solido.
Ho paura che non mi sia venuto a sordo. Allora, è molto più difficile di quello che pensassi. In circa mezz'oretta ho tagliato tutto quel lato lì, più questo qua corto. Vedete che qua è tutto staccato, dentro lì c'è il bambino. Ma quasi ridere sta cosa, raga. Ma quindi è un tutt'uno diventa. Cosa sta facendo? Non ho capito. La banda decapotabile. Bene, dai, continuiamo. E poi voglio vedere davvero in curva se ti ci bilancia col peso. No, dovremmo esserci, signore. Proviamo ad andare dentro a picchiare. E no, ha detto che in realtà doveva farlo così. Perché c'era il supporto. Quel supporto da cui doveva farlo per forza da sopra. Prima di fare il lavoro ho tolto la caffettiera, PlayStation, eccetera. Cioè abbiamo un tetto completamente bucato. E questa qua praticamente è la visuale dall'interno. Adesso devo tirare lì. Però avrei detto anch'io la stessa cosa, Steve. Tutti i profili, perché adesso sono molto molto taglienti. Anche tutti questi qua. E poi possiamo continuare con la costruzione della casa in verticale. E dopo aver messo in sicurezza tutto il bordo, ho creato anche un po' di spazio libero togliendo il sedile del passeggero. Sono diventato anche un meccanico. Madonna. Praticamente in questo spazio qua ci sarà il vano scala, ovvero una scala pioli che parte da qui pa, 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 e va su di là fino ad arrivare al secondo piano, che tra poco costruiremo. Adesso, per evitare di farci male, sono andato a prendere queste guaine di protezione. Sì, pure c'ho paura che la prima curva si accappotti, si bilancia. Praticamente questo qua è un angolare di gomma che metterò qua attorno, almeno non rischiamo di spaccarci la testa quando lavoriamo, perché qua taglia, qua taglia veramente tanto. Perfetto, ora piccolo test, andiamo a fare un giretto con la panda per vedere se si svirgola via. Raga, siamo pronti ad andare senza il tetto. Ma si può circolare? Beh, penso per cazzi fuori, quasi. Mamma mia, che macchinina che abbiamo. Vabbè, sembra tutto normale in realtà. Non direi che ci sono delle cose strane. Finché non piove, no, finché non piove stai tranquillo. E che entra un sacco di aria quando vai in giro. No, ma infatti io per questo sono curioso. Ma in realtà tutti i tuoi video sono parecchio così. Io l'ho fatto ogni tanto, però che video curioso ci sta. Scherzare. Passiamo alla fase 2. Lo schermo della casa. Non ho più 20 anni, raga. Allora, per capire mai avuti. Fare alta la il mio casa, corpo sicuro mai avuto 20 anni. Siamo posizionati. Nato dopo 35 minimo. Cioè, ma vi rendete conto? Oh, cosa sto facendo? Mettiamo in su questo qua da fitto. Ma traballa tanto. Posso camminare provvisoriamente. Perfetto. Come ho provato a salire sul fantino, infatti quello là è il Michele Molteni del passato, ma ho subito notato che l'altezza dei pali è sproporzionata rispetto alla macchina, quindi devo abbassarla un pochino. Dai, scendi! Allora, dato che a me piace andare molto a sensazione, quello che andava... esatto! Adesso salto su e gli faccio il segno dove mi capita, senza misura. Salve, Ghira, come va? Secondo me l'altezza giusta è più o meno... Io direi, boh, questa qua, via. Tagliamo tutti i pali. Come fa a dire l'altezza giusta è questa qua? Non diventano tutti uguali. Ok, primi quattro tagliati, spariamoli su. No, io ripeto, non riuscirei mai a fare una cosa dritta. Viene quel pezzo qui, raga, perché... cioè, si forma tutta la casetta sopra. Da qua in poi il video diventa sempre più bello. Adesso voi direte, ma Miki, non è troppo basso? In teoria sì, però nella parte in mezzo voglio fargli il tetto a punta. Così ci stiamo più comodi e sembra un vero chalet di Livigno. L'ho detto anche della casa sull'albero, forse, eh? Vabbè, sempre stesse battute, che schifo. Mettiamoli questi quattro qua. Vediamo un po'. 2, 3 e 4. E tu sei ancora giusto. Tu sei ancora in metro, Tutto ad occhio, tutto? Tutto bene, tutto bene. Abbiamo provato un po' un giochino che, ma... E arrivati a questo punto, la vera domanda... Poteva essere molto meglio. Il tetto a punta? Molto, molto semplice. Prendo lo scarto del legno verticale che ho tagliato prima. Bravo. Un altro giunto a tre vie. Faccio tac, tac. E poi con un terzo legno, tac. Signore e signori, abbiamo il tetto a punta. Chiaramente questo qua va misurato bene. Allora, intanto misuriamo quanto è largo. 100,5. Okay. Riporto la misura su questo legno. Appoggiamo i due legni nuovi che dovrò tagliare. Inseriamo... Come si fida? Io non lo so. Non... Tac. Ora... È bello sapere che c'è qualcuno che si prende cura di te. La cura è ciò velocità di un... La cucina. Anche fosse un farmaco. Quindi il tetto dovrebbe appoggiarsi su quelli. Quindi abbassiamolo sopra i pali verticali. Perfetto. Questi qua sono i punti in cui devo tagliare. E poi, per quanto lui... Comunque taglia, secondo me, fa queste cose in maniera molto veloce, tra virgolette. Perfetto. Di più. Guarda qua che bello. Mamma mia. Ma come la...
L'ho lanciato non perché sono pazzo, ma perché visto che funziona bene, faccio subito anche l'altro. Tra l'altro, volete sapere la cosa bella? Dato che prima abbiamo tagliato in diagonale questi pali, loro sono già pronti per l'altro pezzo. Devo solo tagliarli dritti qua. Ma un genio! Dai. Guarda che bello! Così che si ottimizza il lavoro. Ed ecco voi la struttura della casa con il tetto a punta completato. Guardate che razza di figata. E dopo facciamo il confronto con questa, con la cuccia che ha fatto per il cane. La domanda è: secondo voi mi danno la multa andare in giro in strada così? Anche se me la danno, con Revolut non pago alcuna commissione, a differenza di altre case. Ah, con Revolut non pago la multa perché io non pago con Revolut le commissioni sui bonifici. Neanche i mesi di galera, non pago niente. Mantenere il conto. E se la fate con il link che trovate in descrizione. No, esatto, quindi ha fatto un video su una cuccia, voglio vedere fatta letteralmente uguale. Quindi non solo è gratuita, ma potrete ottenere 20 euro. Cioè, incredibile. Volete 20 euro? La mia è anche di metallo. Per alcuni di voi che hanno la carta ancora del 1800, vi consiglio vivamente quindi di passare a questa, con la quale potete creare infinite carte virtuali quando comprate online. Così, anziché dare il codice che c'è sulla carta, ne avrete uno monouso che si autodistrugge non appena avete finito l'acquisto. E anche qua, costo per le carte virtuali 0 euro e la fate in 30 secondi. Per caso la perdete, non dovete chiamare il servizio clienti. Ma quando ho iniziato a capire come fare il terrazzino, sono sorti i primi dubbi. Prima ma non puoi fare il terrazzino. Una volta completato tutto il terrazzo, io quando sono al posto di guida non vedo più niente. Sì, c'erano. Erano fatte di pietra. Perché esce questo nuovo soffitto. Oltre a questo, e lo usavi per menare la gente e rubargli i soldi. Quello era il prelievo. Proprio perché è appoggiato su di esso. E ricordiamoci che nel cofano c'è anche la ruota di scorta sul pannello. Potevi farlo solo prelevare, potevi. Fare il terrazzino che si può aprire e chiudere mettendo due cerniere in questa posizione qua. Ma avendo la ringhiera montata sulla parte esterna andrebbe... Ma questo vuole fare un terrazzino che si alza. Quindi la soluzione che ho trovato è: faccio metà terrazzino fisso e metà tossico, terrazzino sei. Non puoi fare una cosa del genere. Se non avete capito nulla di quello che ho detto, cioè, non abbiate paura. C'è più tecnologia sopra che nella panda. Incredibile. Comunque no, credo che praticamente questi veicoli qua non possono girare perché non sono omologati. Ed ecco qua il primo pezzo di terrazzino. In più neanche vedi bene la strada. Che non dà fastidio al tergicristalli. Che ti fa aprire tranquillamente il cofano. E che non spacca le palle con la visuale. E ora facciamo... No, secondo me un po' te la copro con quel lato. Però vabbè. Completarlo. Misure precise per non rischiare di farlo troppo lungo. Taglio e fissaggio dei 4 pezzi di legno. 3 cerniere di metallo sul bordo. Ancoraggio alla struttura principale. Prova di chiusura. Infine 2 piedini apribili che permettono al terrazzo di stare in piedi. Ebbene sì, dopo circa mezz'oretta, signori e signori, vi presento il terrazzino. Guarda là. Tac. Guardate che razza di figata. Praticamente, quando siete fermi potete tirarlo giù. Quando invece dovete andare via e guidare. L'immagine. Voglio dire se mi si alza all'improvviso. La vostra visuale. Ragazzi, bellissimo. Vi dico la verità, camminando sopra fa un certo... Salve, Orgio Bovino. Però sono contento. Grazie per il follow. Che grande. Arrivati a questo punto, non puoi dire se solo è una gomma diversa dall'altra, figurati. Esatto. Questo c'è una casa. 8 e mezzo. Questo qua dovrebbe andare bene. E dopo un po' qui sono le mutande della neve. Solo la sagoma. No, le mutande le puoi comprare normali. Se le metti in congelatore, diventano della neve. Ho fatto bene i calcoli. Vediamo. Se no vai in montagna e devi fare tu delle mutande apposta. Madonna, ma quanto sono preciso! Quanto sono preciso! Che spettacolo! Adesso però qua... Inchiodi, sì, ti si apre... Il vano scale. ti si apre il balcone, ti si apre il cotolo, quello che è. Il problema è che adesso, raga, qua in mezzo... Nel freezer va bene, sì, sì. Tu ogni tanto, ogni mezz'ora controlla. In estate sono la morte loro proprio, incredibile. E tac, signori! Cioè, tu guarda quanto è fatta bene questa botola qua. Mamma mia. Cioè, ma lui là ci deve salire pure. Vediamo. Ma stai scherzando? Ma perfetto. Madonna mia. Sono un falegname, sì, che... non c'è niente da fare. Che ci devi star così, però. Un attimo, la botola bisogna fare la scala. E ho già iniziato a mettere questi due legni giganteschi per capire più o meno... Ma non so se ti serve troppo la scala. Perché come sei agile tu con un salto, ce l'hai un salto. Sia sotto che sopra. E appoggio ce la fai. Ti serve uno scalino, credo. Abbastanza semplice. E infatti, c'è.
E tutto d'un tratto è comparsa una scaletta. Rompe solo il cazzo quando guidi. Rompe. 2 e 3, tac. Funziona, raga. Scalettina a posto. Magari te la fai per lavorare. Forse non devi lavorare, ti serve. Anche se poi passare da fuori. Botola costruita, io direi che il scheletro della casa. Forse neanche io. Cioè, anzi, probabilmente neanche io. Ma forse intendo tutta la panda. Faccio fatica a entrare. Devo ricordarmi di accendere il cashback, perché qua 2% ogni volta, se si prende il vizio, sono soldini. Come possiamo fare i muri esterni? Vediamo. Potremmo farlo con questi qua in PVC. Che vi devo fatto 1,20 metri la macchina. Poi considerando la casa 1 metro. Mo' il cashback non l'ha attivato subito, perché secondo me lo sconto non sarebbe buscato prima. Ha messo mezz'ora solo per trovare la roba, è scaduto il tempo. Però non mi convince tanto. Niente, dai, ho già capito. Prendo le stesse perline con cui ho fatto la mini villa per cane. Rigide, grosse e facili. Vedi, lo sapevo io che usciva. Dopo ci guardiamo la mini villa per cane. Immagino quello fa, devo pagare. Posso fare una cosa strana, cosa? Gli Instagram così la inquadra mentre appoggio la carta. L'idea sarebbe di completare tutta la casa con questi pannelli qua, poi qua ci faccio il giardino con l'erbetta sintetica, uno scivolo per venire giù, abbellimenti interni. È solo la prima parte. Vediamo la prossima puntata. Ma sta... Vado no. In macchina è la frase che si sente più in assoluto. Sì, ma sono passati 12.000 anni. 13 giorni fa, qual è la tua cadenza di video? Mi sta un po' più lenta. Questo è il suo bunker, dura un anno. Questa qua. Cioè, sei... Questo qua sembra vero, quindi teoricamente questa è la cuccia per cane che ha fatto. Dobbiamo aspettare. Però la cuccia per cane non c'è scritto. Però bastata, non c'era scritto episodio 1. Furbo, furbo. Però la cuccia per cane sembra il primo video. E qua c'era fatto la gaming room. No, vogliamo vedere sta cazzo di cuccia. Se esce uguale alla casa. Che finisce così, uscirà uguale alla casa. Perché sai lui come fa, no? Ecco, guarda. Sicuro ce l'ha data la ragazza, Sì, sì, ma metti... Madonna, già la... Siete un po' andati. Bello il riso quando anch'io ero nell'ignoranza del bullismo. Vado avanti. Uè, fa la schiena, È sempre a pecora, sta. A posto, ecco, come lo dico. È una piccola cuccia per cani. Guardate che... Bella. Calma, calma, calma. Oh, ciao, c'è trasuto. Sì, ma anche meno. Come vuoi lasciare un piccolo cagnolino dentro questa stupida cosa di plastica? Guardate qua. Voleva, vedi, voleva fare lo shock. Non lasciavi il cane là dentro. Vedi, ha spaccato tutto così col cane dentro. Proprio che denunce ti arrivavano. Facevi un video epico in una vingalera, probabilmente. Bah, giustamente. Però facevi il video epico. E oggi andrò a costruire una mini. Non c'hai le palle, non c'hai. Perché le palle, però. Comunque, raga, ridendo e scherzando, cioè, si è proprio frantumata. E una volta raccolto tutto il casino. Scusami. Si è proprio frantumata. Cazzo, ci abbatti gli alberi con sta cosa. È una cosa di plastica. Si è frantumata. Porca puttana. Va in giro, piglia un crack e si incomincia a sparargli sopra. Guarda, è proprio bucato. Cioè, non esageriamo. Ho disegnato 6 planimetrie completamente diverse per la villa del cane. Ho scelto questa, raga. Tra l'altro, per non farci mancare niente, sono un po' tutto uguale. Mi sono affidato a regalare a qualcuno di voi la prossima costruzione che faccio. Andiamo a comprare un po' di materiale e partiamo con la base della cuccia. Indovinate lo sponsor. Così. Indovinate. Io non vi do suggerimenti. Devi indovinare da soli quello sponsor. Questo qui è alto 2 metri, 4 di questi. Da me si ci può arrivare. Me l'occhio, quello attento, ci arrivo quello sponsor. Sti cazzo. E poi voglio prendere 4 piedini per tenere la struttura. Da quando ha pagato è un po' distratto. Guardate che occhio attento, io fai uscire. 11 euro, madonna. Per tenere la struttura sopraelevata da terra. Direi di farlo in questo modo. Questo che poi vorrei dire, può fare la cuccia anche più bella del mondo. Partiamo. Il allora, cane cosa, perimetro laterale. Ci sta 6 secondi e poi dopo viene a fianco a te. Che poca fa, non ci sta in cuccia. Guardate qua che bel rettangolino. Ora con questi qua facciamo 1, 2, 3 stocchetti in mezzo. 70,5, 7, 14, 210 centimetri. Bravo. E poi ho dovuto comprarne 2 in più. Le Wonderland, acqua. E ora avvitiamo tutto. Però prima facciamo i fori. Vediamo se sono buone queste 11 euro di viti. Spero di sì, guarda. Che sennò... C'è zumba per l'aria.
Comunque, se qualcuno volesse replicare il progetto, i travetti in mezzo metteteli pure a caso. Infatti qui è leggermente più piccolo che qua, perché tanto vedi, sono sotto il pavimento e non si vedono. Occhio non vede, proprietario della cuccia nuova non duole. Non fa ridere. Comunque sia, arrivati a questo punto, mettiamo i quattro piedini. La fa mobile, la fa. Uno qua, signori. Fa anche meno burdello, perché... E se sono due in casa, comunque se fa il video. Le quattro piastre, come vedete, le ho messe più che altro sul bordo interno, in modo tale che tutto questo filetto qui, una volta avvitato, può scivolare all'interno della struttura. Altrimenti si... Ah, sollevata. Modo, furbo lui, però, eh. Bravo, bravo, intelligente. Proprio intelligente, sì. Andare sotto la piastra. Ma signori e signori, guardate come sta venendo bene. Guardate che figata. Anche a saltare però, sopra, guarda, non succede nulla. E che equilibra anche lui. Perfetta. Che poi attenzione, questa mini... Tutta la piazza la vede campa, taglia. Io ci sono saltato sopra, che peso 75 kg. Penso sia abbastanza. Tutto assolutamente bellissimo, ma il pavimento... Ma Allora, per il pavimento... Hai capito, Alfonso? L'avete visto? Era impercettibile, era impercettibile. Però se fosse... Se intravisto. Ti entra visto, rispondo. Vedo come mi taglio una gamba. O quella cosa così proprio. Cioè la prendo in mano, neanche l'attivo, mi trovo senza una gamba. Sicuro. Il cagnolino che andrà ad abitare in questa mini cuccia, voglio che stia al caldo. Quindi metterò dei piccoli pannelli di polistirolo dentro questi spazi qui. E guarda che caso, Pinsero, quando ho smontato la spa questa estate, i pannelli sono... Che si è fatto la spa? Buttati via. Quindi riutilizziamo questo. Tanto il cane non sa se sono vecchi o nuovi, o sbaglio. No, per favore, non... Una volta ritirato, fai quello, lavora. Pezzi di polistirene con la schiuma poliuretanica o no, infatti, è tutto naturale. Qualche ora, come vedete, la... Che bella sta cosa che si gonfia. Adesso infatti col taglierino rifinisco tutto. Madò, che la quecco. Questo è proprio un lavoro delle palle. Guardate qui quanto... O la noia. E la base, signori e signori, è completata. A questo punto passiamo alla fase... Una cosa, guarda, una cosa stupida, Girando sta a fare il video, ma vedere che non ci ha tolto neanche l'etichetta delle cose mi turba. Toglicela, no? Tanto stai facendo... Un secondo in più nella tua vita, poi ce le togli. L'ho visto. La vera e propria cuccia. Allora, la struttura esterna con questi qua. Ok. Quattro fogli di compensato per la pannellatura interna. Ma questo secondo voi, cioè, va una volta al giorno, ma cioè ci avrà... E lo meno conoscono. Per l'isolamento interno. Il polistirolo fa un suono e fa venire la pelle d'oro. Linee della base per la pannellatura esterna. E anche il materiale per la cuccia ce l'abbiamo. Vai, bravo. Un altro 135 euro spesi. Ma se avete visto il video del fatturato 2023, direi che non è un problema. Uè, ha droppato il pisellone proprio, Deus, ma salve. Come stai? Com'è andata la giornata? Scopri Milka Cookie. Lo scopro. Madonna, beh, basta, già mi sono mancato. Allora, se ne metti la crema, che sennò, le rughe a 18 anni, letteralmente. Quindi la struttura della struttura, quello. Guardate, mi dà un figata, fastidio, signori, il fatto che sia così preciso. La prima parete che ho fatto, che rappresenta tra l'altro il lato più lungo, struttura fatta di listelli, parete interna di compensato e foglio di polistirolo per l'isolamento. Si sta meglio in questa villa per cani che dentro casa mia. Sembra sempre un'azienda, ma sei a casa finalmente. In questa posizione. E una volta concluse tutte le quattro pareti, con i listoni faremo la pannellatura esterna, perché l'obiettivo... Però questo è che mo tra l'altro, mi deve fare. Ma in tutto quanto il progetto c'ho sempre qua di fianco la mia borraccia di Era. Non l'avevo notata. Ho sponsorizzato questo video lanciandomi la... Non l'avevo proprio vista. Per cani, quindi mi raccomando, se oggi ero presidente dell'azienda, l'abbiamo venduta, così è finita. Sforzarmi di bere soprattutto nel periodo invernale, che sudi di meno, fa meno caldo e magari... Se siamo dei YouTuber che la visita della Guardia di Finanza. Vabbè, dai. Allora, sapete benissimo che... Io sono sincero, per quanto voi, a me il fatto che te lo spiattellano così, e soprattutto non dicano che hanno ricevuto la visita, ma dicono no, tutti evasori, a prescindere. Quella roba sta un po' sul cazzo, che è proprio brutta, e soprattutto non riesce manco a...
a difenderti, cioè non puoi neanche denunciare uno che dice così. Che se vai a vedere chissà, ma là probabilmente ci sarà qualcuno che è imbrugliato, chi no. Però ci sono stati anche tanti altri streamer, tra virgolette, persone per bene, che hanno avuto problemi con i commercialisti e hanno dovuto pagare senza guardia di finanza, perché poi non so se ne è accorto il commercialista o la guardia di finanza, ma comunque sono usciti. Purtroppo i commercialisti, soprattutto a chi c'è il canale da tanto tempo, ha fatto casini. Cioè, è veramente problematico. Chi ha iniziato, secondo me, anche solo 7-8 anni fa, rischia che riceva, ecco, che accerta meno della finanza. Ma per il semplice fatto che prima il commercialista non sapeva come segnare un lavoro di uno youtuber. Cioè, letteralmente erano tutto e niente. No, ma il discorso era semplicemente... Se tu dici che sono persone sono indagate, ci sta. Ci sta magari per far vedere che la magistratura si sta muovendo un po' come ha fatto Cobriatore, non so chi altro, però comunque mi ricordo quel caso. Però quello, non è arrivato il content creator che non paga le tasse. Perché? Perché non è un vero lavoro. E tu che la pigli 1200 euro al mese e lavori 8 ore al giorno, puoi indignarti, te la puoi prendere con questi non lavoratori che non fanno niente. Sì, la guardia di finanza si vede, ma poi ripeto, anche se hanno evaso qualcosa, c'è differenza tra errore e voler imbrogliare lo Stato, Cioè, anche lì, non è che uno deve pensare che quello deve rubare per forza. Io posso anche credere che uno ha fatto un errore in buona fede, cioè in buona fede, ha fatto un errore e basta. Poi non è che si normale, ecco, che poi cioè l'ultimo caso, quello più grande, è stato quello di Ciccio. Ciccio ha detto ai miei commercialisti hanno fatto un errore, ha fatto io figlio, ho rateizzato e sto pagando. Non è che ha fatto la storia dicendo è stato di merda, non è giusto, non tutela, bla bla. Niente. C'è poco da fare. Uno alcune volte non sa. Una volta sbaglia, alcune volte pensa di fare un piacere, invece sbaglia. E fine. L'importante è paghi e fine. Se ripeti è un problema. Se tu hai fatto uno schema per truffare, quello è un problema. Cioè tu dici, io mi sono trasferito qua, così potevo aprire l'azienda dall'altra parte, però guadagnavo di più in Italia, quindi pigliavo i soldi in Italia, però poi dicevo che la mia azienda è lì per poi farli passare da me, per poi rimandarli in Italia. Ecco, se non già fa tutti questi giri, questi meccanismi per risparmiare di meno, allora dici, ok, là devi verificare fin da subito che non ci sia di mezzo una truffa. Il discorso qual è? Che credo che ne siano pochi quelli che lo fanno. Cioè, alla fine ti affida un commercialista. Cioè, se tu vedi un commercialista e ti dice: ok, hai guadagnato tot sto mese, puoi anche solo non dichiararlo. Dice, tu non raggiungi la soglia minima, quindi per legge puoi non dichiarare il bavare. Dice questo. Oppure ti dice, apriti questa tipo di partita IVA per risparmiare, e poi alla fine dopo sbagli. E che ci fa? Ho pagato pure io una multa alla finanza, ma già me io che fatturo anche agli amici per non lavorare in nero. E vedi, perché tu metti caso, schifo, tu semplicemente, no? Tu guadagni tot, e quindi giustamente loro gli risultano tutti quanti i conti. Metti caso una fattura, tu ti ritrovi una fattura che non hai inviato, o peggio ancora, il commercialista non la invia, tu paghi la multa. Cioè, se il commercialista si fa un conto e un'email non ha letto con una fattura, una PEC, un'email, una cartacea, una fotocopia, la paghi tu,
e poi vai a dimostrare che tu magari, perché se finché un'email c'era lì, ma se un documento che tu gli mandi una fotocopia roba varia, lui ti dice nelle carte non me l'hai messo, vai a dimostrare il contrario, cambi commercialista, però comunque te la vedi nel culo, oppure te lo tieni e ogni tanto devi verificare tu quello che ha fatto lui per essere pronto a rimediare. E no, ma sai il discorso qual è? Che poi in questi casi spesso si mette in moto tutto un sistema che è atto soltanto a prendere soldi. Quasi nessuno va in galera per evasione le tasse. Semplicemente, a meno che poi non sono proprio milioni di milioni, semplicemente devi risarcire. Ma se non ce l'hai, lo Stato fa, raga, mi dispiace, possiamo farci ben poco. Vediamo se, vediamo già se non ci arresta per la macchina. Comunque sì, oggi. Sì, ma io ripeto, lo Stato dovrebbe dice, mi viene il termine. Salve Giuni Perona, comunque giù mi stavo un attimo in chiacchiere. Comunque lo Stato, se sa quanto cazzo devi pagare, deve dirmelo e basta. Non tutelare. Viene premunirsi, dovrebbe essere premunirsi, sì. Il discorso qual è? Se tu sai quanto io ti devo, mi spieghi perché deve esserci uno che deve fare quel lavoro? E se sbaglia però non deve pagare, ma devo pagare sempre io. Sembra proprio tutto un meccanismo per fottermi. Sembra un sistema. Cioè è come se io devo andare alla cassa a pagare al ristorante sapendo già quello che pago, io gli do la cifra. Se poi ho pagato di meno, quello mi fa uscire dal ristorante, mi richiama e fa no, senti, rientra perché hai pagato di meno. Mi devi 25 euro che ti sei dimenticato perché hai ordinato due volte quella salsa con le patatine, più 30 euro perché mi hai truffato. No, ma ti immagini se funzionasse così? No, io do soldi a te e tu che da mo, sei tu che devi sapere. Ti dipende tu la responsabilità dell'errore, mica io. Ma non solo non se la prende, ma addirittura c'è qualcuno che deve lavorare per fare questo. Perché da solo non ce la faccio. Quindi c'è uno che studia, che fa questo, che io devo pagare. Quindi non solo devo dare soldi a te, devo pagare anche uno che mi calcola quanto ti devo dare, quando tu teoricamente ce lo sai. Perché? Perché poi se sbaglio, vuoi gli interessi, anche sto fatto che vuole gli interessi, ma che significa? Perché io ho usufruito tutto qua? Finché sono quegli sgravi che uno dice, ok, ti do 100 euro in più ogni mese perché c'è un figlio a carico. Però in realtà poi il tuo figlio non ce l'ha effettivamente a carico. E quindi dice, ok, io dopo due anni ti chiedo i soldi che ti ho dato in più perché li hai usufruiti. Ma quello, no? I soldi dati in più, più 25 euro al mese perché tu mi hai truffato. Non ho truffato niente. E tu che ti dici sbagliato. Sono sempre cose che poi non volevo allungare. Sì, sì, è proprio un mondo in chiavica, dai. Tiriamoci su con una bella villa per cani. Non tassata, non segna da nessuna parte. Di bere, raga, perché soffrivo tantissimo di emicrania. Cioè, mi veniva mal di testa fortissimo almeno una volta al mese. 40 per 60. C'ho male cavo questo, non so perché. Devo ritagliare questo qua. E il fatto che è importante idratarsi, non lo dico per... Scusate, non volevo... No, ma... Da quando mi sono effettivamente... A me proprio... Ma in realtà a me piace parlare, appunto, se vedete. Se mi date un mezzo spunto, vedi, faccio almeno 15 minuti di discorso. Sicuramente è rap. Sapete già come funziona, è inutile che ve lo sto qua a dire. Io non so per quale motivo, ma sono fissato con il sapore della pesca. Buonissimo, ma ci sono veramente tantissimi gusti, raga. Cioè, guarda quanti sono, raga! E la cosa bella è che ogni poco ne inseriscono uno nuovo. Nel caso quindi vuoi saperne, vabbè, ti no. Lascio il link in descrizione, ti lascio qua di fianco il QR code e con il codice Michele... Basta ancora fare lo sponsor, ma non mi sono avuto. È finito.
uscito con la seconda parete, sono passato subito alla terza, che era praticamente identica. E no, non abbiamo le aziende noi a contestare le cose. Importante, la facciata con la porta d'ingresso. Amici, ho un dubbio. Quanto grossa la facciamo la porta? Perché va bene che il cane è piccolo, ma quanto è grossa la testa? E se è cicciottello? Cosa dite? Sarà abbastanza. Andiamo qui. Buca non entra, non ce la fa. Cioè raga, adesso va bene che faccio il coglione su YouTube, rido, scherzo eccetera, ma quanto è uscita bene? Cioè guarda che bella che guarda. No, fai il coglione su YouTube, ma c'è una manualità mostruosa, c'hai, che è stramorto. Vabbè, questa cosa qua non ci credo, è un altro discorso quello. Basta perdere. Che paura. Ah niente, pensavo di strattare, invece era una finta. Body shaming al cane. E tiriamo su la cuccia. Ma il problema è che... Guardate che figata sta venendo fuori. È una bomba, eh. Adesso prendiamo... Niente, anche, pigliamo gli avvocati anche per il cane. La rendiamo proprio bene. C'è live denuncia. Vediamo la stagione assorbenti. Non lo so, ieri che stavo guardando Alexia hanno visto tanti di assorbenti. Ma alla fine è venuto fuori bene, dai. Continuiamo. E detto così sono assente pubblicità. Questa sembra la stessa, E dopo 2-3 ore di montaggio, no, ieri sono arrivato finalmente a completare. No, ieri quando ho visto Alexia, no. Guardate che figata che è venuta fuori, raga. Stiamo guardando ieri. Ieri mi sono visto, mi ero fissato che volevo vedere un po' di roba sul Giappone. Ma senza e mi sono visto il tour di Dario Moccia in Giappone. Totale di 84 per 114. Dato che devo dire a me quella comicità così da proteggerla. Rido un sacco, c'è poca da fare. Sono già andato a comprare un po' di materiale, iniziamo. C'è un sacco di cose fighe che ogni tanto mi riguardo e mi fa comunque ridere. Lo vedi o no che è più grande? Guarda qua. Perfetto. E notare bene che a differenza guarda anche su su Twitch ci stanno un sacco di canali di madonna, ho perso la voce un attimo, un sacco di canali che sono sulla cuccia, che fanno live IRL in Giappone, un sacco di canali italiani. Avete visto? Senza ritagliare niente i pannelli che ho messo dopo voi crack, madonna, ti voglio dare rotto tutta prima di iniziare a fare le cose, risparmiate un sacco di tempo, raga. Guarda qua, ho appoggiato, devo solo avvitare. E arrivati a questo punto, prima di andare avanti con lo stupendo tetto, devo per forza di cose sì, ma fare sta cosa il primo sta diventando comunque allucinante. Mettere tutte le lucine nel soffitto. Ma come le luci? Cosa ho comprato, raga? Guardate qua. Praticamente queste qua sono 10 sì, sì. Lucine. No, secondo me è perché va a tratti. E creano quell'illuminazione professionale alla villa per cani. E c'è anche il telecomando perché come fa una cosa al giorno. Posso dire che è meglio di camera mia? Guardate qua che bel lavoretto di buchi che ho fatto. Già adesso. Molto bene, signori. Molto bene. Per sicurezza proviamo a metterne una, a vedere se ci passa. Perfetto! Guardate che carina che è. Sta venendo fuori una mini. Come fa? Io non ci. Sono troppo contento, raga. Ora vado avanti, metto tutte le luci, tutti gli abbellimenti finali, ma per non spoilerarvi nulla, ci vediamo direttamente all'ultimo giorno. Vedi, fa una cosa a giorno. 4 giorni dall'ultima clip che avete visto e finalmente posso farvi vedere il progetto finito. Una mini ah, ma la dipinta proprio. Penso sia no, non è più grande, però guarda qua. Canale. La qualità dei dettagli è assurda. Voi adesso la vedete finita, ma prima di iniziare con gli abbellimenti finali, ho ritagliato fuori una finestrella rotonda sulla parete laterale perché anche il cane giustamente ogni tanto vuole guardare fuori, poverino. Ho poi levigato tutte le parti angolari così da non avere bordi che fanno male e dopo una bella soffiata ho iniziato a dipingere tutto. Le pareti della cuccia le ho fatte color legno chiaro, mentre i bordi del pavimento legno scuro, così da dargli un po' di risalto tra uno e l'altro, come vedete. Che poi, piccola curiosità, il colore nero l'hanno chiamato nero, ma il color legno chiaro perché minchia l'hanno chiamato Douglas. Non ha senso, scusa. San Pedro, va, andiamo avanti. Dopo non sapevo come chiamarlo. Le pareti esterne della cuccia ho quindi montato lo blò e con degli angolari di plastica ho rifinito tutti gli spigoli, compreso la porta d'ingresso, perché le cose vanno fatte bene. Finito quello, ho dipinto anche il soffitto, sempre color Douglas, che sono i fuori fatti prima, tutte le luci a clip. E raga, sta diventando una roba pazzesca, cioè bellissima. E mentre aspettavo che
soffitto asciugasse, ho creato una protezione all'entrata con delle strisce di PVC. Tutto da solo lui. Così, soprattutto d'inverno, il calore che si forma all'interno rimane. E proprio perché siamo nel periodo invernale, gli ho anche inserito dentro un tappetino riscaldante. Ho quindi rimesso sul tetto. No, papà, via fuoco il cane. Facendo anche dei solchi nei legni centrali per far passare i fili a sfioro. Così da non farli schiacciare dai pannelli che venivano dopo, capito? Quelli di copertura. E attenzione a questa, dato che la mini villa per cani devo regalarla. Prima di chiudere il tetto, ho segnato la posizione non fare di ogni singola suono. Vite per un'eventuale manutenzione. Sia mai che chi la riceverà gli venga in mente, che ne so, di cambiare una lampadina. Tra l'altro, come si fa a vincerla? Molto sì, bene. Sì, sarà fatto il sondaggio. Un commento completamente a caso tra quelli fatti sotto questo video YouTube e sotto al post che farò su Instagram prossimamente. Quindi se avete un cagnolino piccolo, commentate. Andiamo avanti. Per abbellire tutto, ho poi creato 6 pilastrini. Cioè, ha ricevuto come una caterva di commenti. Adesso per la privacy del nostro Teddy. No, Teddy l'orsetto. Nomi famosi per cane. Manolo. No, forse è meglio Teddy. Comunque ho dipinto anche questo. Cane nero. E poi ho finalmente chiuso il tetto. Signori, stavo iniziando a vedere la fine. Perché sembra piccolino, ma ci vuole tanto a farlo, eh. 4 listoni. E per il cane era schifo. Oh, ma che te ne fotte? Tanto te l'ha regalata. La vendi. E anche qui gli angolari di plastica per farlo diventare carino. Signori, signori, il tetto era concluso. E come l'alimenta? Le luci come sono alimentate? Acqua e cibo. Saranno. Sono quelle elettriche. Una pile. Ma aspetta un attimo, che cos'è quel coso qua che esce nero? Il ricevitore del telecomando per accendere le luci e cambiarne il colore. Premiamo su on. Tac, guardate che figata, raga. Più bella di casa mia. Adesso così non si vede niente, ma guardate di sera. E voilà, signori, guardate che figata. Cioè, ma è incredibile. Guarda che bella che è. Proviamo con il telecomando a cambiare la luce. Così il cane impazzisce, raga. Ottimo. La rimane comunque il bianco. Cioè, vi rendete conto quanto cavolo è figa sta mini villa? Ma anche però sì, bellissima. È strano, come sarà ma rotto cazzo però. Come la sfida a 200.000 like faccio la mega villa per cani su due piani con piscina e lo scivolo. Come... Non credo. Come l'alimenta? Cioè, quando si scaricano, che fa? Devo... Come si smonta facilmente, spero. E si alza e basta. Non credo però. Che quel discorso. Boh, ma tanto non è nostro. Non è nostro. Allora, prima di andare vogliamo guardare un video di cucina, dai. Pare brutto non farci venire fame, anche se sto già morendo di fame, però qua un piatto vorrei vederlo. Partiamo dal dolce. Dal dolce di Giorgione, proprio. L'assicurazione è così cara che stai pensando di rinunciare all'auto e trasformare... È vero, nel video gli ha sfondato la cuccia. Vai su facile.it. Le assicurazioni partono da 131 euro all'anno. La sfondata è bullismo puro. Ha nascosto tutto bullismo un po' sul cane. Prima lo insulta dicendo cani ciccione e capucchioni. E poi dopo... Uno vale l'altro. E poi dopo gli ha sfondato la casa. Il suo cane c'ha casa sua come cuccia. C'è un'altra casa intestata, la mi verifico. Un altro pezzettino. È un trionfo di semplicità. Giorgione. Nordi, ma tutto là, però ci fa anche il dolce, finalmente. Di fronte al mio ristorante. Ma quante ne ha? 28 di quelle. Le monache di clausura di Santa Chiara. E gliele cambiano ogni giorno. La badessa, molto gentilmente, dopo che io gli avevo anche dato delle cose, cioè, per. Ah, ricerca, Giorgio. La ricetta di questa. Giorgio, inzuppi con le monache, non si può, È originaria del 1270, cioè è una torta semplicissima, in quanto. Questa santa Chiara Montefalco, in Umbro si dice che era una santa anoressica, probabilmente anche celiaca, se mangiava le bocconate di cenere, poveretta stava male. E Madonna. Le monachelle però avevano capito che se gli facevano una dolce senza farina e senza lievito, lei non aveva problemi. Ma parliamo del 1270, Colombo non aveva portato le patate, i pomodori, il mais, non aveva portato niente. Non può, ti trova il guanciale e lardo e fai, dove lo metto? Non c'erano farine adatte. Ma c'era una pianta di mandorle. Mandorle, farina di mandorle, legante. E adesso vi faccio vedere. Molto, molto semplicemente. Pensa un po'. Pensa un po'. I big brain di queste monache.
li rompiamo nella terra. Guarda, non abbiamo farina, buona, crea uno da zero. I sassi? No, i sassi no, dai, no, aspettiamo. Mettiamolo come piano B. C'è rimasto le mandorle, vabbè, usiamo quelli. O meglio dei sassi, sicuro. Non se fosse a legna. E sei. E li cominciamo a sbattere così come sono. Bah. Ma vedi? Aggiungiamo mezzo chilo di zucchero più o meno, nel senso, Madonna, che poi dipende un po' se vi piace più o meno dolce, ma diciamo la dose giusta. Un mezzo chilo come esce? Come esce dolce? E continuiamo a sbattere. Facciamo tirare bene, 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 bene. Lo fa? 250 grammi di farina fa. Oh no, forse ho invertito. È mezzo chilo. Ha detto pure che puoi anche metterne di più. Un po', cioè a sbattere, a insufflare un po' d'aria. Ma sbatti. Come quella notte di fuoco con la monaca, va Giorgio. Venga bella ariosa. Indugiate, vero? Indugiate. Indugio, non indugio, indugio, non indugio. A questo punto ci grattiamo. Le palle, ah, un po' di limone. Scorzetta di limone. Stavo vediamo aspettare, quindi uno si grattava. Abbiamo il tiabenazolo che da giusto, giusto. Medicina. Non ci piace. Medicina? Dipende, se mi serve la medicina mi piace. Sempre andando leggeri, leggeri, vi tirate su solo la parte aromatica. Non, no, ma sono curioso, che la farina di mandorle la usa. Con mezzo chilo di zucchero. Quanta farina usa? Due. Ecco, poi se vi piace più il limone, ce ne mettete di più. Se vi piace meno il limone, ce ne mettete di meno. Ma un po' ci sta bene. E continuiamo a sbattere. Una giornata a sbattere. A questo punto inglobiamo la farina di mandorle girando. Così non vengono i grumi. Sì, ma quanto? Quanti siete? Ehi! Questa mi fido da quando ti sveglia. Se la tira da sola, eh? Non vi preoccupate. Infatti è super ASMR. Le mandorle che siano fresche, buone, perché se sono un po' arancichine, eccetera, poi quando si cuociono... Sì, ma quando... Non ha detto quando l'ha messo. Ecco. A questo punto, molto semplicemente, con la manina, sfracagnate la ricotta. E mettiamocela tutta dentro. No, c'è la salopetta da notte. Si toglie la sua, si mette tipo vestaglia, però c'ha la salopetta. Molto bene. Adesso la inglobate. Cercando di non smontare troppo l'impasto. No, ma devo comunque rompere la ricotta. Tanto in cottura la ricotta si disfa, zucchero viene a galla, si caramellizza un pochino. Sì, anche io ho sta mania che perfetta. Quando sto in cucina mi metto letteralmente, ecco, alla vite un panno. Ogni volta che faccio qualcosa mi lavo le mani e me devo asciugare, sempre. Molto, molto bene. Sì, sembra pure a me mezzo chilo anche quello, però cazzo dico, dillo, cioè. Ci rovesciamo al centro, perché lei poi si allargherà e si spargerà, tutto l'impasto. E voilà. Davvero super easy. Col ditino tirate giù tutto. No. Con un leccapappa, quella roba lì, insomma, un po' più scienziata, ma siamo in casa. Eccoci qui. Siamo in casa, ma qualcuno se la magna. A me quando tocca così, le uova se la fa. Colpetti di qua e di là che si assesta tutto. Ma uno deve spendere soldi in utensili quando ha le dita. 180 gradi. Una quarantina di minuti. Cioè 8000 coltelli, non c'ha un leccapentola. La Marisa. L'hanno fatto apposta, è proprio per questo, va conto.
tutto mezzo chilo, però io anche insieme metto mezzo chilo di zucchero, mezzo chilo di cosa, c'è cioè mezzo chilo di dolce. Uè, madonna, un minuto e mezzo, due minuti dura. Ah, perché la schifo, arrivederci. Mi fa un po' tenerezza questa stufa. Sì. Oggi si chiama Rosetta, ma quella che io ho in casa, da tempo immemore, si chiamava la Romantica. Era certamente un'altra cosa, nel senso che questa, oltre che essere più moderna e quindi... La Romantica, pensa un po' che bel nome. È anche più versatile, questa si può modificare dalla ceramica, all'acciaio, alla pietra, si può fare quello, si può fare quell'altro, si possono invertire forno e fiamma, insomma... Ci sono tutta una serie anche... Così la tieni sotto controllo? Si presta a essere molto più versatile. Ma già questa che abbiamo qua dietro è spettacolare. Intanto la mia non aveva il vetro, per cui non si vedeva il fuoco, e questa è una cosa molto bella da vedere. No, ma a me piace il fuoco del camino, ma perché mi piace vederlo. Più lo guardo e più divento piromane. In maniera fantastica. Ma questa, ragazzi, siamo due palmi più su. Ma intanto che lei cuoce in questa stupenda... Sì, ma lui locca 180, cioè come fa? Un culi dolce da mettere sopra questa torta, perché no? Prendiamo questo... Come fa la cosa? No, sì, ma poi è proprio bello che ogni tanto lo guardi, scoppietta, comunque ti vede un po' il calore, è bello, dai. Prendiamo i frutti di bosco... Invece diventa nero dopo due ore circa, però di no. Però non ho capito la questione, come regge la temperatura. Belli. Un po' di ribes, questo va sgranato, mi raccomando, sgraniamolo. Non ci mettiamo tutto lo zeppo, non è carino da parte sua, no? No. Ecco. Tenete presente che il ribes è più aspro, quindi se vi piace un fondo più aspro, mettete più ribes. Più ribes. Se vi piace più dolce... Avevano quelle, che sfizio! Perché lo zucchero è vero che addolcisce, ma non toglie tanto l'aspro, eh? Per quanto possa essere bello, ripeto sempre, contrasto piano induzione vince a mani basse, si pulisce in un attimo e io sono sereno. No, con quelle cose di mo che io devo passare, passo un panno per pulire, diciamo, e lascia da lone ogni 5 volte. Un po' di mirtilli non ci stanno male. Ho fatto qualche mezzo chilo, Giorgio? Non ci stanno male. Da troppo poca frutta? Ecco qui. Sentiamo un po' il grado zuccherino. Alto, buono, da poi. Mi sembra di essere tornato in montagna. Quindi mo? Adesso a secco mettiamo qui con un bel mestolozzo di legno. 6 kW in casa per piena induzione. Acciacchiamo e mischiamo con lo zucchero. E intanto rompiamo. Vabbè, ma comunque. Che i liquidi si ritiri lo zucchero. Comunque bisogna... Ve lo faccio aumentare, comunque. Lo metto. Prima di aggiungere i liquidi. Così lo zucchero caramellizza un po'. E gli dà quel sapore un po' particolare. In cucina ho l'induzione con sotto il forno, di fianco alla stufa. E sì, oggi, Veronica, lo farai. No, oggi voglio il video, devi accendere, devi cucinarci qualcosa. Un due dita di vino. Oggi è quel giorno. Una e due. Puoi fare anche tu, ce n'è un po' di uova, un po' di farina, usa la farina normale, fa niente. Facciamo la ricetta, facciamo. In forma assolutamente propizia. Facciamo la sfida a Giorgione. Qui sopra sarebbe troppo forte perché ci arriva sotto. Ma se noi questo lo mettiamo qui, lui fa il suo bollore e non ha nessun problema. Intanto è un calore radiante, quindi non attacca. E la seconda era più lunga. È meno potente di quello che sta qui al centro. In questo momento lì è la sua destinazione. Ci vediamo fra una mezz'oretta. Ok. Qualcuno lì che controlla ogni 5 minuti, però. Lei voilà. È fatta ed è fredda, bella ferma. Quando la sfornate, lasciatela un attimino lì. Si deve fermare bene. Qui c'è questo culì che ha cambiato colore, che è diventato spettacolare, perché il mirtillo gli ha dato questo colore. Che bel colore. Così bordeaux, così bluat. Un bel colore, sì.
E il profumo è speciale, adesso sentiamo pure se è speciale lui. Quanto è dolce. Fantastico. Mo, e metti caso io volessi assaggiare la roba, no? Che c'è la tua saliva dentro? Un quadratino? Giusto per chiede. Su. Ehi. La fai? Facciamo? No. Però comunque dovrebbe avere un buon sapore. A me tutti i dolci con la ricotta piacciono. Che non si dica che non impiatto, eh? Guarda che vi invento adesso, eh? Là. Sono con tutto il bene ti posso volere, ma proprio se avessi sputato in faccia fossi stato là, cioè messo tutte e quattro le cose, voilà, proprio in fronte. Non sa cos'è un quadrato, no? E tre perché mi sono stufato e fatto tutte e quattro, eh? Ho detto, sto in piatto ma già stufato. E voilà. Poi la salsa. Ci facciamo cadere questo squaglio di frutti di bosco caldo. Bello, buono, dai. Fatto il burdello, però. Forchettina. Insalata, sempre meglio il dispari. Acchiappo. Un acetone, non sapere cos'è un quadrato. È e vero. Assaggio. Infatti anche per me era un quadrato. Sarà buono, per forza. Semplicemente deliziosa. Un altro pezzettino. Dove qualcuno dice, vabbè, ma la di semplicità. Beh, già ce l'ha. Fine zucchero e lei fine serata, pam, insulina sulla coscia. Devo dirvi che si è cotta alla perfezione. Sì. Ho detto 180 gradi, 180 gradi sono rimasti. Abbiamo messo qui, abbiamo messo lì, abbiamo messo lì, quello si è cotto perfezione. E quello non capisco, quindi non va oltre. Anche se ci grazie butto un sacco di legna. Mi sto innamorando di te. Non ci metto pesce dentro perché sennò c'è 80 gradi, credo che non è male. Detto questo, viva le cucine economiche della nordica Extra Flame. Ma quando sono economiche? Vabbè, giorno. Tante cose buone. Questa è venuta molto bene. E quindi, con mezzo chilo di zucchero, sabato e zucchero, uno dice giustamente. Visto che scalda anche il cuore, scaldiamoci a vicenda. Vai Giorgione, mi spoglio e scaldiamoci a vicenda. O vuoi che metta la salopetta? Non lo so, come preferisci tu. Però mi invita a scaldarci a vicenda. Va bene, dai, è stato. A me abbiamo provato una ricetta diversa. Sono soddisfatto per questo. Abbiamo provato un paio di palle, abbiamo visto. Subotta la che sei social, ok. Grazie Gabri per le sociologie, ragazzi. Io vi ricordo che se volete entrare non c'è bisogno di sub o altro. Sono tutti lì TikTok. A proposito di TikTok, avete visto la clip? Che è pinnata? Se non l'avete vista, andatela a vedere. Sì, vi giuro, mai è stato l'equivoco più incredibile della mia vita. Per una volta non c'era il lardo. Cazzo, se mo voglio vedere un dolce con il guanciale, però. La cucina economica, sì, proprio. L'affitto e poi vado direttamente dove le vendono. Andiamo lì, facciuta, posso vedere com'è? Intanto ci metto due uova o qualcosa, faccio una frittata veloce e a posto. Abbiamo fatto il video. Sembra più che giusto, mi sembra. O no? Anche se devo capire come reggono la temperatura. L'unica cosa che veramente mi interessa di quelle cucine. Come non si va oltre. Cioè perché sopra quello che ha spiegato basta spostare, che anche là. E mi sposto un po' più a destra, un po' più a sinistra, non mi piace come metodo. Però teoricamente forse, non lo so, mi devo immaginare il cerchio centrale come quello col, non lo so. Sono, continuo ad essere indeciso per quello. E invece per
Per il resto, no. Per il resto, la cucina continua a preferire per induzione. Faccio pure pagare, faccio sì. Ma Maria voglio un salopette, faccio no, guardate, noi siamo... È un video per Giorgione. Ha mandato a me questa volta per fare la versione. Comincio a respirare fortissimo sul microfono, che a me non ci credono. Vabbè, Veronica, tu ce l'hai, ce lo farei vedere adesso, no? Hai promesso che facevi il video in cui la provavi e facevi la ricetta questa sera, quindi lo aspettiamo. Ormai aspetto solo questo oggi, questa sera. Mi ricordo. Ci abbiamo le prove, ci abbiamo, non le vado a riprendere perché non mi sembra il caso, ma la vedete. Ma tu di non posso esimermi, l'ho promesso. Mi sono che faccio. Poi digli che gli prepari un dolce speciale. Poi magari è buono, con mezzo chilo di zucchero esce buono. Faccio il video respirare. Sarebbe guarda, sarebbe un'esperienza alla Giorgione, apprezzo anche quello. Poi bisogna pulirla. E infatti è quello, è tutta la cenere del legno, poi la voglia fa. A toglierla, metterla di mezzo. Diventa pesantino anche quella roba da fare, sinceramente. Comunque. Allora, ma ci persa una cosa, ecco qua. Allora, il gioco di oggi, che era Wind Survival, è un gioco che merita. Tu vai Capri, va bene, buona serata, tra un pochino ci salutiamo. È un gioco che, ripeto, per me, per farla breve, è letteralmente Sons of the Forest un po' inguaiatino. E mi dispiace, perché il comando con i lupi è principale del gioco, mi ha fatto proprio schifo. Era tutto buggato, era proprio... Cioè, mi schivavo visto quello che si tippava. Oh, è un peccato, perché quello dei parrucchieri ha fatto schifo, quello dei venditori di case ha fatto schifo, questo qua ha fatto un pochino schifo. Manca fare apposta uno degli ultimi migliori, è stato Rockstar Life, che abbiamo provato, e mi sa che di simulatori da virgolette non abbiamo più niente. Ah, in realtà una demo di un altro che dovrebbe uscire, però quello c'è da vedere. Quindi uno ce l'ho ancora. Però peccato. C'è quello del mini market, bisogna vedere, che ho visto un po' in giro. C'è quello della palestra, che ho visto un po' in giro, pure quello carino. Non è vero, quello non è mai giocato. Zitta, l'ho giocato! C'ho le me l'hanno confermato. Mi hanno risposto all'email che hanno detto sì, è vero, si è giocato. Steam Famonio. Poi ripeto, davvero non mi danno per le chiavi. È arrivato un messaggio, no? Già, che vuoi? Non è vero. Hai coperto Hello Neighbor, che è un gioco simile a Turlo Colm. Che cazzo di gioco è? È un gioco simile a Hello Neighbor. Investigativo, ma basta che mi pare pubblicità. No, non mi interessa come gioco, grazie, non lo voglio. Niente, stavo a dire che gioco avevano proposto, ma non era, non faceva a caso mio, mettiamola così. Peccato però. Ragazzuoli, sono fatte le 7:30, noi ci salutiamo qui. Per domani non so se ho l'impegno, quindi se domani tenete occhio i socialoni che sono sopra, domani non ci sono, recuperiamo sabato pomeriggio, comunque anche sabato sto libero, dovevo fare una cosa sabato però non so se riesco proprio a farla sabato, quindi se mi obbligano a farla domani devo farla domani. Quindi vi do un grossissimo bacione ragazzuoli. Grazie mille come sempre a voi per la compagnia. Tendo occhio solito che ci vediamo o domani o sabato. O recuperiamo sabato.
Comunque